Ciao a tutti, benvenuti, vedo delle facce conosciute, già eravate qua agli altri workshop probabilmente, ma e alcune facce altre nuove. Mi piaceva cominciare innanzitutto parlandovi un po', per chi non ci fosse stato, presentarvi un po' di che cosa sia questo spazio. Questo intanto è il terzo incontro di formazione interna aperto al pubblico, ne sono già stati organizzati altri due. Il primo è stato il 15 di novembre a cura di Daniele, che si è occupato di Python e dei linguaggi, il machine learning per la classificazione delle immagini. Poi c'è stato il secondo incontro tenuto da Tiziano sulla fotogrammetria e la modellazione mesh a dicembre. Oggi parleremo di Super Collider. Probabilmente un altro incontro, il quarto, verrà calendarizzato in futuro, ma rimanete sintonizzati per capire quando sarà il prossimo appuntamento. E questo è Open Dot, per chi di voi fosse la prima volta che lo visita, è un hub di ricerca, sperimentazione e innovazione. Fondamentalmente è uno spazio all'interno del quale, vedete anche alle vostre spalle, ci sono tutta una serie di macchine, frese, stampanti 3D, macchine a controllo numerico, che sono tutte macchine utilizzate nei processi di prototipazione rapida, ovvero in tutte quelle situazioni, quei contesti in cui ci sia bisogno di passare rapidamente da un'idea alla concretizzazione della stessa. E magari a più riprese, perché a volte il prototipo magari non funziona, bisogna ritornare indietro, riprogettare, ricreare, ripensarlo e così via, a più passaggi. È uno spazio aperto e condiviso, abbiamo incontri di formazione interna, questo non è un caso isolato, ce ne sono anche che si tengono con cadenza periodica il martedì sera. Abbiamo corsi di Arduino, corsi per utilizzare la laser cutter piuttosto che la vinyl cutter, la fresa e così via. Quindi aperto in questo caso, se il laboratorio è aperto dalle 14 alle 19, gli incontri di formazione invece avvengono dalle 19 in avanti, il martedì sera. Il Fab Lab si basa fondamentalmente su quella che è la filosofia maker, che poi prende spunto a piene mani da quella che è l'etica hacker e in genere del software libero e della cultura libera, in un contesto di condivisione delle idee per creare comunità e ricchezza comune, che poi si traduce in ricchezza individuale in questo caso. Open Dot è un Fab Lab, quindi diciamo un laboratorio di fabbricazione digitale e progettazione, che nasce perché è fondato dallo studio Dot 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 nel 2015, che aveva necessità di uno spazio per prototipare di base e per testare nuove tecnologie. Dot 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 è specializzato in progettazione di installazioni interattive, exhibition design, interaction design, service design e così via. E quando ha creato Open Dot, poi ha pensato di aprirlo al pubblico per rendere disponibile quelle che sono le tecnologie qua presenti e le macchine nello spirito di creare anche un network attorno a sé di persone appassionate con cui condividere una serie di elementi interessanti un po' per tutti. È un luogo del fare, ovvero oltre alle macchine controllate digitalmente, non mancano le macchine più tradizionali, come possono essere, di là vedete, non solo c'è la CNC, ma ci sono trapani, seghe, martelli, voglio dire, qua alle vostre spalle c'è il banco di saldatura dove è possibile saldare e utilizzare componenti elettronici per costruire le proprie PCB, i propri circuiti. Talvolta tiriamo fuori anche una macchina per il cucito, quindi lavoriamo anche con il tessuto e quant'altro. Dicevamo, questo non è un incontro isolato, perché spessissimo Open Dot organizza tra gli incontri di formazione, quelli con cadenza periodica, anche in generale e in altri contesti rispetto al laboratorio in sé, open talk, workshop, summer school. Adesso abbiamo la Fab Academy che sta per iniziare a breve. Quando inizia? Settimana prossima. Hackathon, master classes, quindi è sicuramente un ambiente molto fervido da questo punto di vista. Un luogo di ricerca e sperimentazione, Open Dot tra l'altro collabora con diverse entità, possono essere scuole, enti pubblici o privati, società, aziende, organizzazioni, centri di ricerca, e lo spirito è quello di applicare un metodo di progettazione comune. Siamo un team multidisciplinare,
significa che qua dentro lavorano e passano persone con le competenze più disparate. Ci sono architetti, designer, programmatori, grafici, ed è proprio secondo me la forza di un ambiente come questo, il fatto di avere persone con competenze così diverse. Magari possono talvolta essere pensate come conflittuali tra di loro, ma in realtà il valore aggiunto nasce dalla compenetrazione, dalla sovrapposizione dei diversi campi, perché è grazie a questo che può, c'è la possibilità di esprimere e di creare innovazione e fare sì che il progetto poi abbia di molto valore. Anche quindi all'esterno, non solo nei progetti interni, si applica la filosofia del co-design, quindi il concetto di base è quello di mettere assieme più teste con competenze diverse. Un caso d'esempio lo prendevamo, l'abbiamo forse già esaminato negli scorsi workshop e seminari, è il caso della bicicletta di Lorenzo, in cui parte del team interno di Open Dot si è affiancato con medici e terapisti, in particolare il caso specifico di questo bambino che aveva delle difficoltà cognitive e motorie, aveva bisogno di uno strumento per poter vivere l'aria aperta con serenità e tranquillità. E il prodotto nasce non solo dall'applicazione delle competenze interne al laboratorio, ma anche grazie al fatto che, collaborando con medici e terapisti, si è potuto costruirlo nel modo più funzionale possibile, perché chiaramente queste persone che conoscono il ragazzo sanno anche quali sono i movimenti che lo stimolano la sua attività motoria, e quindi fondamentalmente il prodotto che ne deriva è un prodotto valido, funzionale al 100%. Bene, quindi spero che chi è nuovo quantomeno abbia un po' adesso una panoramica, e chiaramente questo è un invito a partecipare nel futuro, magari ai prossimi incontri, e a frequentarlo, perché no? Perché di fatto qui si può entrare in contatto con persone che magari lo spazio lo vivono quotidianamente e può diventare anche un luogo di scambio e di arricchimento, come dire, bilaterale. Passiamo subito al sodo, secondo me, dopo questa piccola introduzione. Super Collider, oggi parleremo di questo software. Io sono Nicola, per chi non mi conoscesse, lavoro qui in Dododot come sviluppatore sound designer, e lo strumento che andremo ad esaminare oggi è Super Collider, che è uno strumento che ormai sto usando da qualche anno. Non sono l'unico, perché tanti altri qui in studio lo hanno conosciuto nel bene e nel male, perché è una macchina che è un po' la croce e delizia di chi voglia un po' avventurarsi nel mondo dell'audio generativo e procedurale. Ci sono tante cose di cui parlare, magari oggi ci concentreremo principalmente su quelli che sono gli aspetti più base, a partire dai quali poi sarà possibile anche individualmente fare i propri esperimenti. Il software Super Collider nasce nel 1996 ad opera di questo ricercatore che è James McCartney, che appare in questa foto con uno sguardo un po', come dire, tra il reale e il surreale. Un ricercatore che lo ha sviluppato, immagino, come proprio progetto di tesi, e lo ha sviluppato inizialmente su Mac OS X. Il progetto poi si è ingrandito notevolmente ed è stato preso in mano da una comunità di sviluppatori ed è diventato open source con licenza GNU GPL versione 2 nel 2002. Oggi sono quasi quindi più di 20 anni che il software è in giro, si è nel frattempo arricchito perché ha arricchito di moltissime funzionalità ed è tra l'altro multipiattaforma, come forse avete già visto nell'installarlo, ci sono tutte le distribuzioni, quindi Linux, Mac OS X piuttosto che Windows. Ora, avevo preso un'immagine, i ragazzi della comunità di Super Collider fanno periodicamente dei survey, interrogando le persone che sono gli utilizzatori del software, per capire un po' come si orienti il loro tipo di utilizzo. Vedete che ci sono diverse piattaforme. Ora, questo è un survey, su un campione di 260 utilizzatori, tra artisti, programmatori e ricercatori. C'è la prevalenza di utilizzatori che sfruttano Mac OS X, ma ce ne sono tante altre di piattaforme. Raspberry Pi, Windows, Bela, che è un, come dire, un microcontrollo, anzi, è un processore montato su PCB, un po' come il Raspberry, che è fondamentalmente, come dire, pimpato per fare audio e analizzare e processare audio. E quindi in genere Super Collider lì si trova molto bene. Raspberry Pi, Linux e Windows.
Ora, mi piaceva prendere questa frase che ho trovato in questo libro. Andrea Valle è un ricercatore e un musicista dell'Università di Torino che nel 2015 ha pubblicato un libro che si chiama Introduzione a Super Collider, che secondo me vale molto la pena di dargli un'occhiata, perché a differenza di altre reference che magari vedremo e di cui parleremo, è un libro che parte dalle basi e fa un percorso progressivo, piano piano, fino ad arrivare alle applicazioni più complicate nell'utilizzo del software. Lui scrive che Super Collider è lo stato dell'arte, quindi nell'ambito della programmazione audio non c'è altro software disponibile che sia insieme così potente, efficiente e flessibile. È figo perché se andate a vedere il survey, le persone hanno queste opinioni in merito a Super Collider: powerful, fun, also difficult, dependable, a toy, but also unstable. Per qualcuno è anche instabile, ma credo che sia la minor parte in realtà. Beh, d'altra parte ci sta che ci sia anche qualcuno che rema contro, se no sembra come che io tiri acqua al mio mulino in continuazione, no? Viene utilizzato in una marea di applicazioni differenti, dalla composizione elettroacustica al physical computing. Questi sono due esempi che avevo trovato e che mi sono piaciuti moltissimo. Nel primo caso vedete sulla sinistra questo musicista, è un compositore jazzista che si chiama Dan Teffer, che utilizza in abbinata processing per fare grafica generativa, fare le visual in tempo reale, e utilizza Super Collider che manda messaggi MIDI a un pianoforte, che è una serie di pianoforti particolari della Yamaha che vengono prodotti dall'inizio degli anni 80, che si chiamano Disclavier. Sono dei pianoforti che sono, non so se vi ricordate nei vecchi film del Far West, eccetera, a volte nei saloon c'erano quei pianoforti con un rullo di carta forata per cui il pianoforte suonava da solo, no? Questo più o meno è l'evoluzione di quel concetto, perché in questo caso ogni tasto, attraverso dei sistemi di riconoscimento ottico, è equipaggiato con questo sistema, anche i pedali, e in più, oltre a registrare la performance via MIDI e salvarla su un file che può essere esportato, funziona anche al contrario, quindi tu puoi inviare messaggi MIDI al pianoforte e vedi i tasti e i pedali che si muovono. Quindi, Disclavier, lui si chiama Dan Teffer. È scritto allora Dantepfer. Vediamo se riesco a portarvi sul. Comunque, questo pianoforte lo sto cercando a Milano, se riesco a metterci le mani sopra, mi piacerebbe fare qualche esperimento. Suddenly, this instrument that I know so well inside and out feels totally brand new. I play something on È the una piano, figata, secondo it me, goes cioè. through the computer, immediately sends back information to the piano to play. It's as simple as that. Una breve Piano is introduzione. interesting because for very long A un certo punto mi sa che lui si vede on the benissimo nella computer I'm schermata, running usa programs Super that I've Collider, written. avete Gets visto? immediately sent into my computer, and then on the computer I'm running Eccolo programs là, that I've written that processing. will send commands back to the piano for it to play. Tutti questi riferimenti poi tra l'altro ve li lascio in maniera che possiate poi approfondire in un secondo momento. L'altro elemento che vi stavo mostrando nella slide di destra è invece una performance di Eli Filstil. Eli Filstil è un musicista, un compositore ed è un professore, non mi ricordo di che università, tiene diversi corsi su audio procedurale e musica generativa. E in particolare questa è una performance che lui fa indossando dei guanti che hanno al loro interno dei fotoresistori, degli accelerometri, dei giroscopi, per cui in un setup multicanale, vedete ci sono una serie di speaker, un subwoofer, ci sono questi altoparlanti della Genelec, lui muovendo le mani e muovendosi nello spazio utilizza Super Collider per generare. Sentiamocelo perché scusami alla fine. Solo un breve estratto. Vado un po' avanti, magari ci sentiamo. Tra l'altro lui è molto figo perché è un bravissimo insegnante.
sul suo canale di YouTube c'è una playlist, quello che diciamo Pranali, una playlist di tutorial sul Super Collider, e anche lui parte dal punto zero per arrivare alle applicazioni più complicate, e forse è molto più semplice seguire il suo tipo di approccio allo strumento, piuttosto che, ad esempio, questo è un'altra referenza interessante, che è il Super Collider Book. Questa invece è più una raccolta di paper a riguardo del linguaggio, e qui invece è un po' più difficile come approccio. Invece quello che vi consiglio è di seguire Eli Filstil e dare un'occhiata ai suoi video tutorial. Vi siete fatti un po' un'idea comunque. Quindi le applicazioni sono disparate, a partire da qui si può passare tranquillamente alla data sonification. Anche questo è molto interessante, vediamo se riesco, ve ne do giusto un assaggio. C'è un bellissimo libro che si chiama... Allora, resources, vediamo data sonification. Sono dei dati che provengono da un ambiente tappezzato di telecamere infrarossi. Sui birilli sono applicati degli elementi che riflettono la luce infrarossa, e qui la performance è dettata dalla giocoleria. Anche qua c'è Super Collider dietro le quinte, quindi tutti i dati vengono elaborati. Vedete tra l'altro che c'è una marea di speaker, quindi avete anche una spazializzazione multicanale notevole. Ce n'era un altro che mi piaceva molto. È bellissimo che c'è un legame diretto tra il movimento e il suono che viene riprodotto, quindi tu... Data sonification, ma dicevamo, e qua mi sono preso una libertà di mettere una nostra fotografia, perché la bellezza di Super Collider, tra l'altro, è quella di poter essere quasi senza nessun limite in grado di gestire setup multicanale complessissimi, quindi ha degli strumenti interni che ti permettono con relativa facilità di gestire fino a centinaia di uscite audio, quindi volendo, ammesso di avere l'hardware che può gestirlo, è possibile fare setup multicanale veramente, veramente molto complessi, e in Super Collider è tutto relativamente semplice da questo punto di vista. Spazializzazione, ma audio interattivo in contesti multimediali, qua perdonatemi ma è un'altra reference dello studio, perché a differenza di un media lineare come potrebbe essere un film o un film che deve essere fruito per forza da un punto iniziale a un punto finale, in cui la produzione audio prende dei risvolti che sono sempre gli stessi, c'è una produzione audio tradizionale in cui tu hai generalmente il contesto visivo che deve essere sonorizzato, quindi si prendono dei suoni e vengono applicati a seconda di quali sono gli eventi nel film. Un po' come si fa invece per i videogiochi, nei contesti multimediali in cui non puoi sapere a priori che cosa succederà, perché l'utente potrebbe fare un gesto, potrebbe fare un movimento, potrebbe avvicinarsi o allontanarsi dal sensore e così via. L'audio necessita di essere ripensato, essere pensato in maniera differente. Quindi qua Super Collider può essere anche in questo caso uno strumento molto, molto interessante da utilizzare. Perché no? Super Collider è un motore audio molto performante che lavora in tempo reale e quindi si utilizza in tutti quei contesti come quello del live coding, di cui parleremo poi nell'ultima parte del workshop, dove di fatto si fa coding dal vivo per generare audio, e l'audio che stai sentendo è quello che viene programmato in tempo reale da chi sta performando sul palco. Live coding, laptop ensemble, e quindi
E poi chiaramente ci sono tutta una serie di altri esperimenti, forse anche un po' più esoterici in certi casi. Beh, Super Collider ha anche tutta una serie di elementi che sono fondamentali per la creazione, ad esempio, di interfacce grafiche. In tutti quei casi in cui ci sia bisogno di comandare con relativa facilità il suono, è possibile utilizzare gli stessi strumenti che Super Collider fornisce per crearsi una mini GUI. Ci sono tutti gli elementi più utilizzati in questo caso, quindi slider, non so, potenziometri bidimensionali, bottoni, menu a tendina e quant'altro. E addirittura può essere pensato un po' anche come processing, la stessa stregua di processing. Ha degli strumenti che fanno grafica vettoriale in tempo reale. C'è questo libro su cui voglio mettere le mani prima o poi, che si chiama Mapping and Visualization with Super Collider. E questo libro ti fa vedere come utilizzare Super Collider non tanto come audio, ma come graphics and visualization tool. E quindi sarà figo poterlo. E secondo me è figo anche vedere questo tipo di aspetti, per dirvi che ci sono una marea di cose carine. E poi quello che vi dicevo, forse l'applicazione un po' più esoterica, è questo progetto che era uscito diversi anni fa, che era un po' una forma di sfida, in cui il programmatore è limitato a utilizzare la dimensione di un tweet, quindi 140 caratteri, per creare un programma che generi musica, ma che di fatto stia nella limitazione data dai caratteri. Adesso io ho preso la libertà di scaricarmi qualcuno di questi codici, vediamo se riesco a trovarli. Questi sono 140 caratteri che fanno un brano musicale quasi completo. Quindi anche con poche righe, pochi caratteri si può ottenere. E possiamo provare un altro. Vediamo questo. Chiaramente cercare di interpretare cosa ci sia scritto qua dentro ci impieghi una settimana probabilmente, perché dentro c'è lo scibile, cioè sono persone che utilizzano Super Collider, probabilmente sono gli stessi, molti sono sviluppatori del software in sé, ma che conoscono molto bene quello che stanno facendo, quindi riescono a compattare il codice e usare anche una marea di zucchero sintattico per compattare il più possibile il codice e fare in poche righe delle robe molto fiche. Sì, no, è fantastico vedere come possa fare a starci questa cosa dentro a 140 caratteri. È molto molto interessante. Ce lo lasciamo in sottofondo e vediamo cosa ci riserva la prossima slide. Anche qua vedete, anche nello stesso survey, vedete come viene utilizzato Super Collider dalla comunità. Quindi, vabbè, composizione, progetti musicali, sound design, improvvisazione, live electronics. Ma c'è gente che lo utilizza come strumento di insegnamento, magari per spiegare con relativa facilità determinati concetti, ad esempio sulla sintesi audio, per creare VST o plugin da impiegare magari in abbinamento con altri software, composizione acusmatica e così via, una marea di utilizzi. Quindi è veramente molto, molto versatile. Queste sono le parole che saltano fuori quando nel survey hanno chiesto agli utenti di esprimersi a proposito della comunità di Super Collider. È molto bello, infatti, ed è un piacere quando hai un problema scrivere sul forum o in mailing list e trovare una risposta immediata da parte degli stessi programmatori che sembrano essere molto, come dire, sensibili alla questione, rispondono immediatamente, c'è un clima di inclusività notevole ed è molto, e che non guasta, voglio dire.
Ora mi piaceva proseguire, se volete, magari interrompiamo la composizione che ancora sta girando in sottofondo, vedere cosa dice Wikipedia a proposito del linguaggio. Questa è la definizione che trovate nella pagina di Wikipedia. Ci dice che SuperCollider è un ambiente e un linguaggio di programmazione, lo sappiamo, rilasciato nel 96 da Jim McCartney e serve per fare real-time audio synthesis and algorithmic composition. Quindi SuperCollider è innanzitutto un ambiente, il che significa che è composto da una moltitudine di elementi. Non è un singolo elemento, ma è un aggregato. E, quindi, è anche qualcos'altro. È un linguaggio di programmazione, quindi chi di voi magari utilizza linguaggi di programmazione diversi sa che un linguaggio in realtà di per sé non fa nulla se non viene tradotto, interpretato e modificato in qualche modo, ma lo vedremo. Principalmente utilizzato per la sintesi audio real time e per l'algorithmic composition, che sembrano due facce della stessa medaglia. In realtà stiamo parlando di audio, ma qui vediamo due approcci differenti. L'approccio low level, quindi per chi è interessato a modificare l'audio fin nella componente più piccola, come può essere il campione, e chi invece magari vuole concentrarsi maggiormente sugli aspetti musicali e compositivi. SuperCollider da un lato ti offre gli strumenti per scendere nel dettaglio più profondo, quindi nella sintesi e nel DSP più spinto, ma offre al contempo anche degli elementi e delle funzionalità per parlare, piuttosto che di sample, parlare, non so, di note, di scale, di intonazione, di gradi, di pattern ritmici, piuttosto che. SuperCollider, abbiamo detto, è un ambiente, quindi è composto da molteplici elementi. Il primo, forse il più importante, è quello che nell'immagine qua è indicato con il numero 1, SC-Synth. SC-Synth è il cuore di SuperCollider ed è quella parte del software che si occupa di interfacciarsi con l'hardware, con la scheda audio. Quella parte del software che calcolerà tutti i valori numerici che devono essere emessi dal digitale verso l'hardware per essere poi convertiti in analogico e arrivare poi a produrre un risultato sonoro. È un server, il che significa che fornisce un servizio a chiunque lo richieda. I servizi che fornisce sono di emettere audio e farlo secondo una serie di regole. SuperCollider è anche un linguaggio, abbiamo detto, con una propria lessica, una propria sintassi, che dicevamo deve essere interpretato, quindi SCLang. Quindi SuperCollider è anche l'interprete del linguaggio. Inoltre, SCLang, se volete, oltre a essere l'interprete, è anche un client del server. È una macchina che può chiedere al server che vengano prodotti determinati servizi. E se volete, l'applicazione SuperCollider è nell'aggregare tutti questi elementi nell'insieme. Qui non è riportato nell'immagine, ma se vogliamo potremmo anche dire che SuperCollider è anche un IDE di programmazione, quindi un ambiente integrato per lo sviluppo che contiene al suo interno tutta una serie di elementi utili per facilitare chi deve scrivere un programma in questo tipo di linguaggio, che adesso tra l'altro andremo a vedere. Possiamo anche vederlo in realtà. Adesso SuperCollider sta girando, ma se io entro nell'istanza di terminale e faccio vedete, le ultime tre voci sono i tre componenti di cui abbiamo parlato. Ora SuperCollider sta girando, il synth è attivo, c'è l'interprete e c'è l'IDE. Quindi quando parliamo di ambiente composto da più parti, in questo caso lo vediamo. Sono proprio tre software diversi che, a seconda delle operazioni che vengono fatte all'interno dell'IDE, girano o meno, in particolare SC-Synth. Se io interrompessi il funzionamento del server e rilanciassi il comando, vedete, non avrei più SC-Synth nella lista perché il server si è interrotto. Va bene, ma questo era giusto un approfondimento.
proprio per il fatto che la sua architettura è organizzata in questo modo, e non era così fino alla versione 2, questo funzionamento era, questa organizzazione era differente. Poi dalla versione 3 hanno scorporato l'interprete dal server e hanno fatto sì che questa freccia bidirezionale diventasse una comunicazione tramite TCP, UDP, utilizzando il protocollo OSC, ovvero se io utilizzo SuperCollider per scrivere una poesia, questa viene tradotta in prosa, in termini di OSC, questa prosa viene inviata al server tramite protocollo di rete perché il server fornisca servizio e audio interpretando quanto è stato scritto. Questa cosa significa? Che i due software, l'interprete e il server, possono essere residenti sullo stesso PC, per cui in local host io posso far sì che l'IDE e l'interprete parli con il server, ma nulla mi vieta di pensare le due macchine come separate in due location differenti, magari sulla medesima rete locale o su due parti del mondo, magari che si parlano attraverso l'internet, oppure ancora fare sì che ci sia un client che parla con più server, o magari il contrario, quindi molteplici client che dialogano con un unico server. Con tutto che SCIDE non è l'unico client che può parlare con il server. Conoscendo qual è questa prosa, quindi quali sono le istruzioni che il server è in grado di interpretare, io posso utilizzare qualunque altro tipo di client. Vedete che SCLang è quello utilizzato per la maggior parte, però esistono altri software come Tidal Cycles, SonicPy, Overton, abbiamo Foxdot, SuperCollider.js, che sarebbe interessante anche sperimentare, che di base magari hanno dei meccanismi leggermente diversi, ma traducono il messaggio OSC e arrivano a SCSynth, che lavora sempre in sottofondo anche su altri linguaggi di programmazione. Come esistono anche diversi IDE, non soltanto l'IDE di SuperCollider di questo linguaggio, ma magari uno si può installare un plugin per Sublime Text piuttosto che per Atom, può utilizzare Emacs o Vim se proprio ci tiene a farlo, ma ci sono anche queste possibilità. Bene, a me piaceva strutturare un po' il discorso in questi termini. Adesso tutti quanti voi avete già installato SuperCollider, l'avete sul vostro PC funzionante. Se è così, magari adesso cominciamo ad aprirlo e io farò partirò inizialmente con alcune parti per vedere la sintassi. E poi piano piano ci avventureremo progressivamente fino a parlare di audio e a generare audio. Solo una nota: immagino che tutti voi abbiate delle cuffie con cui state lavorando. E fate questo: normalmente chi di voi programma o ha già usato linguaggi di programmazione in precedenza, quando avete un errore, al massimo quello che vi potrà comparire è un messaggio magari un po' noioso del compilatore che vi dice non sta funzionando, eccetera. Siccome SuperCollider invece emette audio, qua la cosa è un po' diversa, perché l'errore può tradursi talvolta in un rumore assordante o con qualcosa che sia veramente fastidioso. Quindi il consiglio è di tenere, se possibile, il volume basso delle cuffie. Qualora dovesse capitare un errore, almeno abbiamo l'orecchio salvaguardato. Ok. Faccio un po' di pulizia. Questo non ci serve. Ok, quindi di base quando aprite l'editor vi si presenta in questa forma. Probabilmente l'editor nel vostro caso avrà dei colori differenti, ma questo perché io ho modificato le preferenze e andando in editor ho cambiato quello che è il setup di colore predefinito. Questo più o meno potrebbe essere come vi si presenta. La parte centrale è quella che ci interessa di più, è quella dove andremo a scrivere il nostro codice, mentre lateralmente avete altre due finestre interessanti. L'help browser, che tra l'altro come vedete sono tutte parti che possono essere draggate e riposizionate ove ci sia più comodo,
L'altro elemento in basso è la post window ed è qui che l'interprete e il server vi mostreranno eventuali messaggi di errore o di esecuzione nel vostro codice. Quest'altra finestra che io ho qua sulla sinistra è la document window. Tra l'altro è richiamabile dal menu view, docklet, è possibile eventualmente eliminarla o farla risaltare fuori. È molto interessante il fatto che ci sia la documentazione disponibile offline e direttamente consultabile dall'interno del LIDE. E tra l'altro è navigabile come una pagina web, mantiene la storia, lo storico delle varie ricerche. Quindi con tutta una serie di link concatenati, nella quale poi è possibile cercare occorrenze specifiche di un certo termine. No, è molto figo. Tra l'altro questa stessa documentazione la ritrovate se andate sul sito di Super Collider, nel link docs. È la stessa identica interfaccia che avete in locale offline. Ok, in basso a destra, forse l'avete già notato, ci sono una serie di numeri, alcuni magari per alcuni di voi sono verdi, per altri sono bianchi, questi poi adesso li vedremo un passo alla volta. L'importante è che ci sia l'indicazione di active in corrispondenza dell'interprete, perché ovviamente, proprio perché sono macchine separate, possono funzionare l'una indipendentemente dall'altra. In ogni caso qua nel menu in alto, nella voce language, potete anche pensare di spegnere l'interprete, vedete nel mio caso ora è diventato inattivo, oppure riavviarlo con boot interpreter. Tra l'altro qua nella post window compaiono tutta una serie di messaggi, poi sono diversi da piattaforma a piattaforma, ma vedete che quando l'interprete si avvia, l'interprete compila tutto il codice sorgente e le varie classi, i vari metodi del linguaggio, e compila anche la documentazione che poi diventa consultabile. Una cosa importante, se volete, e può essere interessante, verrà utilizzata, molto comodo saperlo usare, è lo shortcut che vi serve per pulire la post window. Se fate clic con il tasto destro, Ctrl-Shift-P, questo è molto utile per fare un po' di pulizia. Ora, per cominciare, Super Collider si basa su Smalltalk per la maggior parte del suo, è una specie di dialetto di Smalltalk, e a quanto ho letto, non è che abbia mai usato Smalltalk, però si dice che Smalltalk è basato sugli oggetti, tutto in Smalltalk è un oggetto, e così anche in Super Collider. Che cosa significa? Significa che qualunque cosa, un numero, una stringa, un array, una funzione, una booleana, è una emanazione di una classe, ovvero un insieme di dati e funzionalità che possono essere istanziati a seconda dell'occorrenza. Quindi, ad esempio, questa è una stringa e è un oggetto. Di che tipo? Di tipo string, lo vedete qui nella post window. Vedete anche già un'altra cosa. Intanto la comodità di utilizzare un IDE è quello che abbiamo la funzionalità di syntax highlight, cioè viene mostrato con un colore diverso ciò che ha una funzione piuttosto che. E anche un modo tipico di interagire con gli oggetti in Super Collider, che è la sintassi con il punto, la dot syntax. In questo caso abbiamo un ricevitore, che è la nostra stringa, e un metodo, un messaggio se volete. Il messaggio class viene inviato alla stringa, in questo caso per mostrare quale sia la classe di appartenenza, ma io potrei dire toUpper e ottenere come risultato la stringa modificata. Se ci interessa sapere qualcosa di più in merito alla classe, ci basta ricopiare quanto abbiamo valutato precedentemente, scriverlo in un'altra riga del nostro foglio. Tra l'altro vedete che tutto ciò che comincia con lettera maiuscola viene evidenziato in azzurro, a dire che si tratta di una classe.
Se io faccio altro shortcut molto interessante, è Ctrl D. Posizionate il cursore in qualunque punto della stringa, anzi scusatemi, non vi dicevo prima, come fare a valutare, ma forse l'avete già scoperto. Se io posiziono il cursore in corrispondenza della riga numero 1 e premo lo shortcut Shift invio, valuto la stringa in cui il cursore si trova. Faccio pulizia e ripeto. Vi torna? Io l'ho fatto in velocità ma ho scordato di dirvelo. Se io scrivo una riga di codice e voglio che questa venga valutata, posiziono il mouse in corrispondenza di qualunque punto su questa stringa e schiaccio la combinazione di tasti Shift invio. Vedete che anche l'interfaccia grafica vi mostra un piccolo glow istantaneo che poi va in fade. Questo è il modo in cui chi programma in SuperCollider dice all'interprete di valutare una riga specifica piuttosto che. In caso di una live performance, esattamente, esattamente. Se uno avesse proprio il modo per il shortcut moto, ci sono dei modi? Ci sono dei modi, sì, mi sa che cliccando, vediamo se, forse il tasto destro è la spiegazione a tutto. Se no, dovrebbe esserci. Sono quelle cose che impari facendo, però ad esempio qua mi sa di averlo trovato, lookup implementation, lookup documentation, eccolo qua, guarda, nel menu help c'è una voce che si chiama lookup documentation for cursor, che è quello che noi abbiamo usato come Ctrl D, ce n'è anche un altro che è Ctrl Shift D, ovvero se io ho in mente che voglio trovare la documentazione per uno Eugen che vedremo più tardi, mi basta far comparire questo menu a tendina, scrivere la classe a cui sono interessato e premere invio. Automaticamente la documentazione mi fa saltare fuori la documentazione associata. Ora, proprio come abbiamo fatto persino SC e proprio come abbiamo imparato a fare, cioè come valutare una stringa di codice, potremmo pensare di muovere il cursore su questa stringa, la numero 3, e premere Ctrl D in corrispondenza di quest'ultima. Vedete, ecco la documentazione, questa volta ci si apre per la classe string. Avete una serie di descrizioni, tra l'altro qua vedete l'albero di dipendenze, quindi string, ha come superclasse raw array, quindi array collection, sequenceable collection, collection e object, che è la superclasse di tutte le classi di SuperCollider. E da qua, tra l'altro, potete capire quali sono i metodi, cioè quali sono i messaggi che con la dot syntax potete inviare al particolare oggetto. Ce ne sono una marea. Ad esempio, un altro messaggio che si può lanciare ed è utile per fare un po' di debug, è il postln che ci stampa nella post window ciò che abbiamo scritto tra doppi apici. Però nulla ci vieta, non lo so, come abbiamo visto, toUpper, a chiedergli se eventualmente la stringa contenga un carattere o una marea di altre operazioni. Rotate, che non mi ricordo cosa fa, ma credo sia qualcosa che ci permette di girare le lettere all'interno della stringa. Non so cosa possa servire, ma può essere utile in certi casi. È bello questa cosa, perché ci sono una marea di robe che tu vai, studi, le leggi, ok, non so cosa farmene in quel momento, e puntualmente non ti ricordi quando ti servono, quindi però ci sono, vuol dire che se ci sono in qualche modo qualcuno ha pensato che potessero essere utili. La stringa è un array di caratteri, quindi nulla mi vieta di prelevare un carattere specifico dandogli un indice, quindi io posso chiedere che mi venga restituito il primo carattere piuttosto che il quinto e così via. Un altro modo di istruire l'interprete è quello di utilizzare una sintassi diversa, che è quella compresa tra parentesi quadre. Anche questo SuperCollider è un po', per questo dico, croce e delizia, perché per fare la stessa cosa troverete che ci sono migliaia di metodi diversi. Ora,
come una stringa è un oggetto, lo è anche un numero, 3, è di tipo integer. Chiaramente funzionano le operazioni che siamo abituati a usare in altre situazioni, quindi somma, moltiplicazione e così via. Elemento interessante da ricordarsi è che vedete, qui abbiamo fatto 2 più 1 per 2, otteniamo 6. Quando in altri casi invece esiste la precedenza degli operatori matematici, quindi le operazioni di moltiplicazione e divisione avvengono. Super Collider invece non lo fa, va in ordine di comparizione degli operatori, quindi questo è interessante ricordarselo, perché valutandolo con le parentesi tonde invece avete il risultato che vi aspettereste da un altro linguaggio. I commenti sono fatti con il singola linea, con il doppio slash, piuttosto che slash asterisco, che mi sa che è la stessa cosa che c'è anche in processing, se non vado errato. Vero? Ovviamente anche qui un numero di tipo integer risponde a diversi tipi di messaggi che saranno chiaramente differenti rispetto a quelli cui rispondeva una stringa. Ad esempio, vediamo se riesco a trovarlo. Forse se io faccio 9, anche qua esistono differenti metodi per ottenere il medesimo risultato. Se sbagliassi a digitare e provassi a valutare la linea di codice, ecco come mi apparirebbe un messaggio di errore. Provo a fare uno zoom out, che è un modo un po' criptico per spiegarmi che ho fatto un errore di sintassi, no? Non tutti gli errori saranno comprensibili come questo, nel senso che qua si vede bene che in rosso è evidenziato dove sta il problema. Il messaggio squared, ovvero il metodo che io ho cercato di lanciare sul ricevitore 3, non è stato compreso. Vedete che in basso ci dice che il ricevente era 3, e non ha compreso il messaggio squared. In altri casi troverete che interpretare uno degli errori che Super Collider vi darà sarà veramente molto complicato, ma infatti è stato bello nel survey che, come dire, chiedessero agli utilizzatori quali avrebbero voluto essere gli aspetti su cui concentrarsi per la programmazione delle successive versioni, e praticamente la maggior parte delle persone gli ha chiesto di migliorare il modo in cui Super Collider dice ho un errore, in maniera che sia comprensibile da parte di tutti. Ok. Finora intanto abbiamo visto una cosa interessante. A differenza di come funzionino le cose in altri contesti, dove fondamentalmente le istruzioni sono messe una sotto l'altra e vengono interpretate dal compilatore o dall'interprete in un ordine ben preciso, nel caso di Super Collider sta all'utente indicare all'interprete quale sia la linea di codice che si abbia intenzione di interpretare. Quindi io mi posiziono in qualunque punto dello spazio e posso chiedere all'interprete di gestire la linea 8 piuttosto che la linea 4. Le altre linee, pur essendoci, non vengono valutate.
Quindi di fatto il foglio bianco su cui noi ci troviamo a scrivere non è un vero e proprio programma, cioè per meglio dire, non è un programma che viene eseguito dall'inizio alla fine, è più che altro una sorta di lavagna in cui posso entrare, cancellare, riscrivere, spostarmi, valutare punti piuttosto che altri. Ora, si utilizzano le parentesi tonde non soltanto per evitare quella cosa noiosa della precedenza degli operatori, ma si utilizzano per valutare più righe di codice simultaneamente. Quindi io magari sono interessato a fare un paio di operazioni. Chiaramente il punto e virgola deve sempre esserci in casi multiline come questo, perché sennò l'interprete non saprebbe definire dove termina un'istruzione e dove l'altra. Posso comunque sempre valutarle individualmente con lo shortcut Shift invio, ma se volessi valutarle in blocco potrei semplicemente posizionarmi in qualunque punto del blocco e utilizzare lo shortcut Control invio. Control invio, lo vedete anche da interfaccia grafica, intanto evidenzia tutto il blocco piuttosto che la singola riga ed esegue le istruzioni una dopo l'altra, in questo caso, in maniera conseguenziale. Che noi gli diamo. Sì. Di volte, quindi possiamo anche generare sostanzialmente delle copie senza dover scrivere il codice, ma sono fatto. Esatto, valutando quello che ti serve, esatto. Ad esempio, io potrei anche selezionare più righe, vediamo, mi darà probabilmente errore. Se facessi Shift invio mi dà errore perché secondo me manca il punto e virgola. In questo ho selezionato due righe e ho fatto Shift invio e mi ha dato errore, mi dice che non ha interpretato correttamente. Se però io mettessi il punto e virgola, probabilmente selezionassi entrambe le righe, Shift invio mi fa la valutazione, mi mostra il risultato solo dell'ultima riga e non di tutto quanto l'insieme. È più comodo in certi casi, soprattutto quando il codice diventa veramente nutrito, creare invece un blocco utilizzando le parentesi tonde e valutarlo con un altro shortcut che quindi è Control invio. Ora, come per tutti gli altri linguaggi, può essere comodo avere a disposizione delle locazioni temporanee dove memorizzare i risultati parziali dei calcoli. E SuperCollider, a tal proposito, ci mette a disposizione una parola chiave che si chiama var, che serve a definire una variabile all'interno del quale posso ad esempio memorizzare un determinato valore, ad esempio la variabile temp uguale 3. Posso valutare sono interessato comunque a costruirmi un blocco di codice, potrei fare temp uguale temp più 2 o cosa di simile. Valutando il blocco avrei come risultato l'uscita dell'ultima operazione. Ovvio che se io sono interessato a continuare le operazioni all'esterno del blocco otterrei un errore, perché la variabile non esiste più al di fuori del blocco che ho valutato. In altri termini, se io utilizzo il costrutto var dentro un blocco di codice, essa vive nel local scope del blocco. Un'altra cosa abbastanza noiosa di SuperCollider è il fatto che se io faccio una qualunque operazione all'interno di un blocco, rispettando la sintassi con il punto e virgola e lo valuto, lui mi dà errore. Perché? Perché var deve sempre essere la prima riga. Se io faccio var has to be always the first line of the block. You cannot use var anywhere where you like, but you have to put it always at the beginning. Yeah. This is quite annoying thing about SuperCollider. All'inizio, sì. Puoi metterne anche molteplici. Tu potresti dire var temp piuttosto che A, B, che ne so, C, oppure potresti costruirla in modo diverso
scrivendo var a e così via, puoi metterne anche di più. L'importante è che il blocco di var sia utilizzato, la dichiarazione di var sia utilizzata tutto all'inizio. Ora, la cosa interessante è che io potrei essere interessato invece a utilizzare un valore numerico memorizzato in qualche punto, indipendentemente da valutare un blocco di codice intero. Io potrei voler associare un valore ad una variabile, valutare quella riga di codice e usare quello stesso valore in più punti. SuperCollider a questo punto ci dà la possibilità di utilizzare un altro costrutto che antecedere il nome della variabile con il simbolo tilde. Se ora io utilizzo tilde, ecco, io su Windows mi trovo sempre in difficoltà quando devo spiegare questo, perché su, me, su Linux è relativamente facile, alt grafico con la i accentata, ma su Windows mi sa che è una combinazione di tasti del tastierino numerico. Alt 126. Alt 126. Più rapida è avere sempre un file di testo con la tilde dentro e fare copia e incolla quando ti serve, no, non lo so. Però forse non avendo il tastierino numerico può essere che sul laptop non ci sia, ma magari i numeri possono essere richiamati con il tasto function. Voi dobbiate premere alt function e poi i numeri del tastierino numerico. Può essere? Te l'ha fatto? Fn alt e... ad esempio sul mio vedo, vedo i numeri memorizzati come carattere alternativo su certi tasti. Ok, una buona notizia, perfetto. L'altra soluzione è che la tecnica funziona, lo prendi e lo invi via Telegram. Ne verremo fuori, ma di noi ci si fa sopra. Perché ce l'avrei chiesto? Sì. Ci sono operazioni come queste che se metti lo spazio tra segnetto e tmd, certo, non funziona. Esatto, perché la tilde è parte integrante del nome della variabile. Nell'altro caso invece lo spazio servirà solo come organizzazione visiva del codice, ma poi potresti ometterlo anche nel caso precedente. Potresti fare tmp uguale 3 per 3 senza mettere alcun spazio e comunque funzionerebbe. Esatto, esatto. Vai. Dicevamo temp con la tilde, come ci faceva notare Alessandro giustamente, se io mettessi uno spazio, ecco la comodità della syntax highlight che ci evidenzia quando capisce, in arancione in questo caso, quando la variabile globale ha senso, anche se dire che si tratta di una variabile globale è scorretto, ho imparato
dopo che ho postato questa questione sul forum, perché più che essere una variabile globale è una variabile d'ambiente. Significa che di default, quando avviamo l'interprete crea un environment all'interno del quale posiziona le variabili. Io posso valutare environment. Posso valutare cosa è contenuto nel mio ambiente attuale. Il current l'environment è un insieme di associazioni tra un nome e un valore. Potrebbe essere una stringa, un numero, un pattern, un sintetizzatore, qualunque cosa. Ed è lì che, scrivendo ad esempio un'altra variabile d'ambiente, potrei accumulare corrispondenze tra nomi di variabile, tra chiave e valore, quindi nomi di variabile e valore. Questo è un modo per vedere cosa succede normalmente dietro le quinte di una sessione di SuperCollider. Lui crea un dizionario di corrispondenze tra il nome della tua variabile e il valore che tu le associ. Se normalmente, se io riavviassi l'interprete e valutassi current environment, l'environment è vuoto, non c'è alcuna corrispondenza al suo interno tra una variabile e un eventuale valore. Ma se io uso la sintassi con la tilde, creo all'interno dell'ambiente temp. Ora, vi ricordate che prima, quando chiamavo temp, mi dava errore perché ero al di fuori del blocco delle parentesi tonde? Se adesso io chiedessi qual è il valore di temp, esisterebbe ancora, nonostante io abbia valutato questa riga in un secondo momento rispetto al blocco. A dire che la tilde è un metodo comodo per avere a disposizione nel proprio programma quella variabile continuamente, senza dover dipendere per forza dal mettere le parentesi tonde. Ora, ovviamente, fare tilde nome della variabile è lungo e talvolta può non essere il metodo più rapido. Fortunatamente SuperCollider mette a disposizione dell'utente tutte le lettere dell'alfabeto come variabili, diciamo, predefinite da poter utilizzare. Quindi facciamo una cosa, riparto con una nuova sessione dell'interprete, quindi con un ambiente che è completamente vuoto, però io potrei dire A uguale 10 e valutare in un'altra riga A avrebbe ancora senso, e non ho usato la tilde. Questo perché di default SuperCollider utilizza le prime lettere dell'alfabeto come variabili d'ambiente globale per poter utilizzare. Devo ancora capire perché, quando valuto current environment, non mi faccia vedere tutte le prime lettere dell'alfabeto, ma perché probabilmente sono ambienti sono ancora più in su, perché di base non ho ancora trovato un caso in cui mi sia stato utile. Tu potresti istanziare molti ambienti diversi e avere magari variabili con lo stesso nome che vivono nell'uno o nell'altro, e quindi tu crei dei contenitori separati senza generare conflitti tra le varie cose. Di base potete utilizzare, secondo me, per cominciare, le lettere dell'alfabeto, che è più che comodo. L'importante è che non utilizziate la lettera S, perché la lettera S è quella che, se valutate, contiene già un valore. Localhost. S è la variabile globale che SuperCollider di default riserva per mantenere un riferimento all'istanza del server. Quindi SuperCollider, come interprete, deve sapere dove si trova il server per potergli inviare dei messaggi. E lui di default lo mette dentro S. Penso che io lo possa anche sovrascrivere, malamente. Quindi io ho perso il riferimento al server, ma penso che, se lo perdo, io posso valutare il metodo local sulla classe server e riottenere il riferimento al server e rimetterlo dentro la lettera S. Ok, quindi così
potreste risolvere l'eventuale problema di, della sovrascrittura di S. Questo riferimento che cos'è? Ovviamente è un oggetto di tipo server che quindi probabilmente avrà un indirizzo IP, un numero di porta, che poi sono quelli che vengono usati dai metodi per che usa l'interprete per inviare i messaggi per sapere dove inviarli, dove... Scusa, se invece vuoi cancellare le variabili... Tu puoi mettere, ad esempio, vediamo se temp mi sa che non l'abbiamo più, non lo stiamo più usando, quindi al momento ora temp è rientrato in gioco, potrei dire temp uguale nil. Probabilmente lui esisterebbe ancora nell'environment, sì, però avrebbe un valore che è invalutabile, cioè non ha al suo interno valore. Se no, si può anche provare a fare, non mi ricordo quale sia il metodo, ma probabilmente se andate a vedere la classe environment, ci sarà qualcosa che vi permette di fare un clear. Esatto. Se non è tra l'altro della classe environment proprio, potrebbe essere un metodo di qualche superclasse, magari dell'identity dictionary o del dictionary e così via, quindi basta cercare un po'. Ad esempio qua i metodi ereditati sono questi, vedete, dall'identity abbiamo new, dal dictionary abbiamo new from eccetera, set, vabbè, tutta una serie di cose, fill 2d, cose che piano piano poi si cominceranno a imparare. Ok, quindi abbiamo detto variabili globali, variabili d'ambiente utilizzando la tilde, a quel punto possiamo usare il nome che più ci significa qualche cosa, potrebbe essere bus del riverbero, potrebbe essere sintetizzatore percussivo, oppure le lettere minuscole qualora ci desse noia o non trovassimo la tilde come nel tuo caso, quindi possiamo usare le lettere minuscole. Ora, abbiamo parlato delle lettere e abbiamo parlato anche delle parentesi tonde per delimitare un blocco di codice. Esistono anche le parentesi graffe e se io valutassi questo, saprei di cosa stiamo parlando. Una funzione. Quindi tutto ciò che si trova tra parentesi graffe è fondamentalmente la definizione di una funzione, il cui corpo in questo momento è vuoto, ma nulla mi vieta magari al suo interno di fare... dichiarare una variabile, magari assegnarle un valore e fare tmp uguale, che ne so, tmp per 2. Magari, perché no, potrei dire che questa funzione risiede, viene memorizzata sulla lettera A e potrei inviare ad A il messaggio value per valutare la funzione. Vi torna? Quindi, solito discorso, variabile dichiarata all'inizio, eventuali operazioni, ciò che la funzione ritorna è il ritorno dell'ultima operazione. Ah, è morto lo schermo. Ah, è andato. Nulla mi vieta chiaramente di scrivere tutto questo su più righe. Ovviamente devo avere sempre l'accortezza, se volete, o di valutare l'intero blocco di colpo oppure racchiuderlo ulteriormente all'interno di parentesi tonde e fare control invio per valutare l'insieme. La parentesi curly brace mi serve quando voglio costruire una funzione, ad esempio. Altra parola chiave interessante. Arg. A una funzione posso passare un argomento e far sì che la funzione faccia calcoli su quel particolare argomento. Quindi io potrei dire value e fare sì che mi ritorni value per value. A quel punto potrei dire a.value e passargli 3 come parametro.
quel parametro verrebbe preso dalla funzione, verrebbe associato all'argomento value. Adesso chiaramente c'è un po' di confusione, no? Facciamo così. Temp è, a volte ritorna. Ok, la ridefinisco. Vi è chiaro? No, 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 è solo una mia, come dire. Nulla ci vieta di fare anche, di utilizzare sia arg che var se dovessimo fare, come dire, operazioni multiple. Tra l'altro, probabilmente lo vedrete espresso sia con la parola chiave arg, sia con lo zucchero sintattico della pipe. Se scrivete pipe anziché arg è la stessa identica cosa. Temp1, temp2, quindi posso dare anche più argomenti e restituire in uscita, ad esempio, la somma di temp1 e di temp2. Valuto, che ne so, 1, 2, 3. Non mi vieta di fare così. Torna. Quello con la pipe è equivalente a arg, sì. Nel caso volessimo fare un tweet ci verrebbe comodo perché usiamo un unico carattere anziché tre. Ok. Diciamo che devi sempre ricordarti di prima valutare le cose, cioè se vuoi usare la funzione A devi sempre ricordarti che prima devo fare comma di invio sulla A, se no poi ti escono dei nil che dici perché non vai, perché non hai valutato, esatto, vuol dire che l'interprete non ha, come dire, compilato e interpretato codice che tu pretendi di utilizzare in un momento successivo, quindi lui non sa cosa gli stai chiedendo, a meno fin tanto che non segui tu un ordine, non lo dai a lui ma lo devi seguirlo tu. Ad esempio in questo caso sovrascrive la lettera A. Se io ad esempio mi chiedessi ad A che cos'è, lui mi direbbe che è una funzione. Probabilmente non conosco il modo, però c'è, in certi casi lo si fa, tipo per certi sintetizzatori, quando vuoi sapere qual è il codice assegnato a quella funzione, gli puoi dire che te lo dampi, quindi tu potresti sapere che cosa gli hai scritto sopra, che cosa sta facendo. Ora qua sappiamo solo che è una funzione, ok, ma non sappiamo cosa fa, non sappiamo quanti argomenti prende, eccetera, però probabilmente se andassimo a vedere la documentazione, qua qualcosa si troverebbe. This function. Get the definition of the function. Oh, vediamo cos'è questa. Closed function def. Non so che cosa significa, però ci sarà qualche cosa. Dump. Ah, figo. Ah, bellissimo, guarda. Ci sta dicendo che è una funzione che utilizza due variabili di istanza, giusto? Quindi temp1 e temp2, ci può tornare, corrisponde. Non sappiamo cosa stia facendo dentro. In questo senso vi dico che a volte cercare di interpretare quelli che sono i messaggi che escono sulla post window può essere un po' difficoltoso. Ok, ma passiamo ad altro, siete d'accordo? Lasciamo da parte per il momento i discorsi relativi all'interprete, almeno non solo lui, e vediamo che cos'è il server e come funziona. Quindi, abbiamo detto, la lettera S è quella in cui è presente un riferimento al server. Normalmente il server è spento, quindi non è acceso di default, dovete fare in modo, dovete renderlo esplicito. Ci sono più modi per farlo, come in genere succede in SuperCollider, o dal menu a tendina server boot, o con lo shortcut Ctrl B, oppure semplicemente s.boot. What? Perché secondo me S è 10, può essere? No, server. Va bene, facciamo così.
In questi casi language reboot interprete e si refresca tutto. Language reboot interpreter e dovrebbe essere tutto ok. Ok, è tornato. Tra l'altro notate una cosa. Sarà diverso probabilmente da piattaforma a piattaforma, ma quando il server si avvia, in basso a destra i numeri da bianchi che erano diventano verdi. Ce ne sono diversi, sono 6 in totale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E poi nella post window ci sono una serie di messaggi che di base, come vi dicevo, variano da piattaforma a piattaforma. Intanto vi sto dicendo che il server si chiama localhost ed è sull'indirizzo locale alla porta 57110, ma potrebbe cambiare nel vostro caso. Vi sta dicendo che usa Faust per compilare alcune parti del DSP interno. Vi sta dicendo, nel mio caso, che sta utilizzando Jack con una frequenza di campionamento di 48.000 sample al secondo e un block size di 1024. E poi ci sono tutta una serie di elementi interessanti su quali siano gli ingressi e le uscite del nostro hardware. Probabilmente su Windows è differente. Io mi ricordo che ad esempio su Windows, quando lanciavo SuperCollider, vi viene fuori anche, non so, MME piuttosto che Windows Direct, tutta una serie di elementi hardware, di driver, vi elenca tutti i driver disponibili, il numero di uscite e così via. Sì. Ora, per spegnerlo, S-Quit. I messaggi sono molti meno in questo caso, ci dice che il server è uscito con successo e i numeri ritornano a essere bianchi. Ok, se no sempre kill all server o kill server dal menu server a tendina, quit server, e fa lo stesso risultato. Altro shortcut interessante che andremo ad usare, questo è importante ricordarselo perché è immediato ed è quello che vi può salvare da un bacco audio di SuperCollider, che è il control punto. Se voi usate control punto, adesso non ne sortirà alcun effetto, ma se ci fosse qualche suono, soprattutto qualche suono che vi dà fastidio in quel momento e vogliate interromperlo immediatamente, control punto interrompe l'emissione di qualunque suono dal server. Esatto, è molto più semplice. Esatto, è così. Però non chiude il server. Però non chiude il server, esatto. Non so se ci sia uno shortcut per killarlo. Forse no. A meno qua non è riportato. È come se mettesse in muto tutti i sintetizzatori che stanno in esecuzione in quel momento. Però non rimane attivo. Allora, se fai control punto, i synth eventualmente istanziati sul server vengono cancellati, vengono tolti in realtà. Ma, se hai tipo istanziato dei bus o hai istanziato una serie di anche routing audio interno, perdi le definizioni. E penso che funzioni anche per le istanze di funzioni creati per la comunicazione OSC. Ci sono tutta una serie di modi per dire che determinate cose vengano preservate dalla pressione dello shortcut control punto, per cui se tu sai che lo dovrai fare spesso e non vuoi rivalutare tutte le volte le stesse cose, puoi anche richiedere che determinati elementi vengano preservati. Quindi ora che abbiamo il server acceso potremo cominciare a emettere qualche suono. Sicché abbiamo visto le funzioni e quindi noi useremo una funzione. Useremo anche degli elementi che in SuperCollider prendono il nome di Eugen. Questo deriva dal fatto che i software MusicN, Music 5, Music, tutti i software che, con cui si fa e si faceva musica con il computer negli scorsi decenni, utilizzavano un meccanismo simile, ovvero delle unità funzionali che al loro interno assolvevano un particolare compito, come ad esempio generare il rumore bianco, moltiplicare per una costante, generare una sinusoide, e tu li cablavi assieme uno dopo l'altro per creare quelli che in SuperCollider sono detti Eugen Graph, cioè un grafico di Eugen
costruiti e connessi in un certo modo per generare suoni più complessi rispetto a quello che potrebbe uscire da un'unica unità funzionale. Se andate su browser, facciamo così. Super Collider, browser, facciamo così, scendiamo giù. Huygens, 1108 elementi all'interno di questa categoria. Questi sono tutti i tipi di Huygens, di unità di generazione, che Super Collider ha al suo interno. Quelli che ci servono sono, secondo me, vediamo, base, generatori. Sono dei generatori deterministici, perché ce n'è una marea: generatori caotici, generatori granulari, generatori per modelli fisici, stocastici e così via. Deterministici abbiamo, vabbè, blip, eccetera. Quello che useremo noi per cominciare è SinusC. SinusC è un generatore di forma d'onda di tipo sinusoidale, che ha tutta una serie di metodi che adesso andremo ad esaminare. Comincia per lettera maiuscola, quindi è una classe, un oggetto, SinOSC. Come abbiamo visto, ad esempio, gli interi prendono determinati metodi come squared piuttosto che SQRT, eccetera. SinOSC risponde a due metodi principalmente, AR e KR. Audio rate, control rate. Non so quanti di voi abbiano già usato Max MSP o Pure Data. There are two different kinds of cables you see. A cable that is thin and a cable that is thick, because you are using two different rate. The audio rate that is faster than the control rate, in order to use less DSP power when you don't need it. So you can use audio rate if you want to output samples at a faster speed, or control rate if you are planning to use the SinusC as a way to control other things, creating an LFO and something like that. A noi interessa emettere audio, quindi inviamo il metodo AR a SinusC. Appena aprite la parentesi tonda, vedete che già l'IDE vi suggerisce quali sono gli argomenti da utilizzare. Ora, proviamo ad esempio a usare la frequenza 1. È una frequenza non udibile, ma ci serve per il momento come proposito per sperimentare. La funzione, e questa è una funzione particolare, perché mi sa che uscirà fuori function, esatto, sì, ma noi sappiamo che, essendo una funzione che utilizza al suo interno degli Huygens, è una Huygens graph, e quindi io posso invocare il metodo plot su quella funzione e richiedere, mi sa che è espresso in secondi, che venga plottata. Questa è una cosa molto figa di Super Collider, cioè, a patto che il server sia attivo, visto che stiamo facendo computazione audio, nella finestra di plot il server calcola per noi, gli chiediamo questo servizio, di plottare la forma d'onda nel suo andamento. Quindi vedete, questa è la forma d'onda in uscita dal generatore sinusoidale. Il periodo è un secondo, è la frequenza a cui gli abbiamo chiesto, e ha ampiezza unitaria. Se volessimo cambiare qualche argomento, vedete che ad esempio altri argomenti sono la fase o mul. Non sono interessato alla fase per ora, a me interessa moltiplicare quella forma d'onda per un fattore che modifichi l'ampiezza. Quindi io posso esplicitamente spiegargli che il prossimo argomento sarà mul, quindi devo scrivere quale sarà l'argomento che io sto per dare, e magari anziché dare il default che è 1, do 0,5. E proviamo a plottare, a vedere cosa succede. Lo vedete bene? Ora la forma d'onda ha un'ampiezza picco picco che è diminuita rispetto, e si è dimezzata rispetto all'ampiezza precedente. Se io facessi un raddoppiamento, è chiaro il meccanismo, no, a questo punto. Periodo unitario, periodo raddoppiato. Ora, io
il grafico molto molto zoomato, nel senso vedo microsecondi e cose del genere, per cui vedo solo la linea che parte. Ok. Zoomare, in teoria potrebbe esserci, non lo conosco, però quello che faccio, allora, se tu fai control più o control meno all'interno della finestra, a quanto vedi, almeno nel mio caso, si stanno ingrandendo le cifre. Quello che faccio è draggare, fare un drag and drop dell'angolo inferiore destro per adattarlo allo schermo. Ti torna? Riesci a farlo sul tuo? Hai provato, tu hai passato a plot un argomento che è 1. Prova a vedere. In pratica stai chiedendo al server di generarti un secondo di audio e plotartelo. Ti torna. No, era un valore strano. Esatto. Ora, se io volessi però ascoltare questa cosa, innanzitutto dovrei passare al dominio dell'udibile, quindi utilizzare una frequenza che è più alta di 1 possibilmente, e anziché usare il metodo plot utilizzare il metodo play. In teoria vi torna? Can you hear your sinusoid? No, non funziona. Può essere che... Contro il punto per uccidere il suono, sì. Se vuoi interrompere il server, dice, puoi utilizzare... Spegnere il suono? Hai provato con contro il punto? Se io premo il control punto, lui killa tutti i suoni presenti sul server. Ogni volta che lanciamo, prendiamo un valore, se aggiungono i suoni... Si aggiungono, sì. Se non li uccidi precedentemente, rimangono lì. Adesso lo vediamo. Certo, adesso lo vedremo. Probabilmente è una questione di interfaccia audio. Può essere che il server... Ok, vi vanno la sinusoidi? Esce suono? Ok. Chiaramente per ora l'unico modo che abbiamo per interrompere è premere control punto. Ora, essendo Super Collider un linguaggio che di base come risultato non ha un calcolo, non ha un processo di qualche tipo che algoritmico come potrebbe avvenire in altri linguaggi, in cui funzioni vengono richiamate, manipolazione di dati, ma come output ha principalmente l'emissione di audio, Super Collider fornisce tutta una serie di elementi per fare debug dell'audio in maniera specifica. Quindi se io sono interessato a vedere cosa sta succedendo sulla scheda audio, faccio e metto suono, posso invocare sulla lettera S, che io so essere l'istanza del mio server, il metodo meter. Se io valuto meter, vedete? Mi fa vedere quanti input e quanti output io ho, quindi ho il mio microfono stereo e i miei output sono 2. E in particolare l'output è colorato solo quello alla vostra sinistra. Se io faccio control punto, il meter si interrompe. Io potrei anche usare un altro modo per debuggare cosa sta succedendo a livello audio, S-Scope. Anche questo è molto 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 utile. È un modo per plottarsi rapidamente quello che è l'output della scheda audio. Come il meter, come
nel vostro caso, probabilmente anche per voi, vi sta suonando solo il canale di sinistra, giusto? Lo scope ve lo rende ancora più palese perché vi mostra la forma d'onda che cambia solo su uno dei due canali stereo. Poi la visualizzazione la potete cambiare, potete pensare di vederla come le figure di Lissajous in formato XY, in sovrapporre il left e il right, però anche questo è uno strumento comodo. Ce ne sono molti altri, eh? Ad esempio, se volete, lo possiamo vedere, un altro elemento interessante è Plot 3. Plot 3 vi serve, adesso io chiudo questi elementi di debug, vi fa vedere cosa è in esecuzione sul server in questo momento. Quindi vi fa vedere che innanzitutto abbiamo un gruppo di default nel quale ogni volta che io faccio play il server istanzia un synth che si chiama temp3 e lo vedete anche nella post window. Il nome è un nome temporaneo e il suo ID è 1014. Se io non interrompo l'audio con control punto e valuto nuovamente la riga, nel plot 3 vedrete un comportamento interessante. Cominciano a sovrapporsi tutti questi nodi uno dopo l'altro e chiaramente l'audio va in distorsione e lo vedete dal meter, perché chiaramente c'è una somma, avviene una somma sul canale. Control punto, qua vedete l'effetto che fa, il gruppo viene reistanziato e viene completamente ripulito, quindi tutti i server eventualmente presenti vengono cancellati dallo storico. Vi torna? Torna. Ora potremmo fare un altro esperimento. E così cominciamo a sperimentare anche con altri tipi di generatori, di altri tipi di Eugen. In particolare potremmo essere interessati a modificare la frequenza del sintetizzatore. È vero che io potrei lanciare più synth, 110, che ne so. Magari. Sono tanti, sono tutti questi. Altra nota interessante, il numerino in basso a destra che è marcato come S vi indica il quantitativo di synth attualmente presenti. Ora ne contate solo 8 probabilmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dove sono gli altri due? Sono i synth che sono montati in cima e in coda al gruppo, che sono quelli che rappresentano gli Eugen che si stanno occupando di monitorare l'audio in ingresso e l'audio in uscita. Se io chiudessi meter, quelli due sparirebbero e io conterei solo 8 qua in basso. Su questo ci ritorniamo. Spengo l'audio, se no impazziamo. Quindi, anziché istanziare manualmente ogni synth con una valutazione della riga 1 più e più volte, siccome sono interessato a variare la frequenza, potrei utilizzare un altro Eugen che di fatto permette al server di restare in comunicazione con i device di input del PC. Si chiama MouseX. Questa volta, siccome il mouse non emette audio, perché i miei movimenti non sono così rapidi come 48.000 variazioni al secondo, potrei pensare di invocare su mouse, anziché il metodo AR, il metodo KR di controllo. Non so neanche se mouse abbia il metodo AR nella sua definizione, infatti ha solo KR, quindi è pensato per essere controllato. Posso dirgli che vada da un valore minimo, lo vedete negli argomenti, no? Vi appare un piccolo menu con scritto min val, max val, mettete quello che volete, io voglio andare da 110 a
azzardiamo 6.000, e magari voglio usare l'asse delle Y per regolare l'ampiezza. Quindi io potrei dire che mouse Y è di controllo sulle ampiezze tra un minimo di 0 e un massimo di 0,9. Vi è chiaro? Riuscite a leggere? A questo punto ne abbiamo fatto un piccolo theremin con il mouse. Certo. Ed è possibile usare un input diverso dal mouse? Cioè... È possibile. Ci riusciamo forse a vederlo anche più tardi, sì. Che potrebbe essere un input di controllo di qualche altro. Che poi lo assolutamente sì. Ora, un altro elemento interessante, sempre per fare debug audio, non è soltanto quello di vedere quale possa essere l'ampiezza di un segnale o quale sia la forma d'onda del segnale che sta uscendo. Potrebbe anche essere interessante talvolta, e spesso lo è soprattutto quando si fa sintesi, capire qual è l'occupazione spettrale del segnale. Sapete che ci sono molteplici frequenze, no? Che noi riusciamo a udire. Ci sono vibrazioni che vanno nell'ordine delle 20 vibrazioni al secondo fino a 20.000 vibrazioni al secondo. Grafici come quello mostrato da Frexscope, che è un frequency analyzer, vi mostra tutto lo spettro di vibrazioni e vi fa vedere che in particolare questa sinusoide in questo momento si trova attorno ai 1.009. Vediamo se riesco a ingrandirlo un po'. No, questa finestra non mi è dato ingrandirla, non riesco. Però se io muovo il mouse nello spazio, vedete, sto generando una sinusoide che si sposta tra il minimo e il massimo. E la sua ampiezza è gestita dalla posizione Y, quindi io posso abbassarla al minimo, fino quasi ad annullarla, e portarla all'ampiezza massima come 1. Vi torna? Riuscite a valutare? Sono, secondo me queste più che altro sono le... Siccome per fare lo spettro in frequenza devi sempre analizzare l'audio per bin, devi prendere delle finestre temporali, ci sono sempre degli andamenti spuri. Se fosse un analizzatore di spettro ideale, tu non vedresti neanche questa campana, vedresti una linea, visto che si parla di... In pratica, per scendere in dettagli... Se AR istruisce il server affinché emetta un campione audio un 48 millesimo di secondo, quindi che vengono generati 48.000 o 44.100 campioni al secondo, KR dice al server di emettere un valore di controllo in questo caso, ovvero non così di frequente, ma una volta ogni block size. In genere l'audio come funziona? Nell'audio digitale, sapete, ci sono dei numeri che hanno in genere un'ampiezza che va da meno 1 a 1 normalmente, che vengono emessi con una frequenza molto rapida, 44.100 volte al secondo è il minimo per una qualità che sia classificabile come decente, come ascoltabile, per non avere artefatti. Questi valori vengono calcolati dal server, vengono mandati verso la scheda audio affinché ci sia poi la conversione da digitale ad analogico, quindi segnale elettrico, quindi eccitazione dello speaker, quindi aria, quindi orecchio. Ora, normalmente questi valori non vengono calcolati di continuo, perché la CPU lo fa generalmente in modo molto rapido. Tra l'altro la CPU deve fare anche altre cose. Quindi si porta avanti... Ne calcola 128, 64, 1024, poi fa altro. In genere impiega molto meno tempo di quanto
quel quantitativo di numeri occuperebbe nel tempo reale di ascolto umano, no? Quindi la CPU ne calcola 64 molto velocemente, tanto ha audio sufficiente per poter aspettare 10 millisecondi, ritornerà sul suo lavoro più tardi, nel frattempo fa altro e così via. Quindi avete la frequenza di campionamento che definisce quanti valori numerici al secondo, ma poi avete anche il block size, cioè dite alla CPU quante calcolarne di continuo, in genere 64, 128, 512, sono cose che potete impostare. Il segnale di controllo viene calcolato una sola volta ogni 64 o ogni 128 valori audio, quindi è una frequenza molto più diradata e occupa meno CPU. Di base ti serve quando hai segnali di controllo che sai non sia necessario sprecare così tanta CPU per calcolarli. Se sai che avvengono con una frequenza molto bassa, come variazioni molto minime nel tempo, come può essere uno spostamento del mouse o il movimento di un joystick, per dire, puoi pensare di usare KR. Ora, chiaramente SinoSC non è l'unico Eugen che è in grado di generare suono. Come c'è SinoSC, ce ne sono molti altri. Ad esempio Pulse è un altro generatore di suono che emette delle onde quadre e onda quadra. Se io facessi plot e magari gli richiedessi di plottare un secondo, magari facciamo una frequenza più bassa, vedreste che sulla forma, la forma è quella, forse lo vediamo meglio così, guarda, facciamo così, LF pulse e facciamo, l'effetto che andremo a ascoltare è di un'onda fatta così, quindi fronti di salita verticali che salgono, scendono, salgono, scendono, no, è un, ovviamente l'emissione audio di una cosa di questo tipo non è ideale come è mostrata nel mondo del dominio digitale. Sarà leggermente più smussata, ma non sfascia l'audio. No. Sono i suoni del Commodore 64, per intenderci, i suoni che venivano fuori dal Game Boy o cose così. Chiaramente, siccome è molto più ricca in termini timbrici, a differenza di una sinusoide, provate a tenere il volume un po' più basso rispetto a come l'avreste tenuto per la sinusoide. Io proverei a usarla con il mouse. E scenderei ancora più in basso, facciamo 60 Hz. Vi torna? Riuscite a cambiare suono? A valutare suoni differenti? Non sono chiaramente gli unici generatori di suono, questi sono quelli deterministici, ma ce ne sono una marea di altri. Infatti il bello di andarsi a vedere un po' che cosa vi offre il menu Eugen, ce n'è veramente un sacco. E un altro che potremmo provare a vedere, che viene molto usato, cioè è comodo utilizzarlo per l'emissione di per la generazione o la simulazione di suoni che non sono armonici o melodici, ma che sono ritmici, come il charleston o il rullante, sono i rumori. Ci arriviamo. Sì. Ha perfettamente senso, perché io potrei avere bisogno di ucciderne uno e non tutti, ovviamente. Per farlo dobbiamo passare prima da un concetto che è quello di SynDef, ma forse non è indispensabile, perché io potrei fare un esperimento, vediamo cosa succede se io faccio class su questo.
synth. Ok, quindi io so che il metodo play valutato su una funzione di tipo UGenGraph ottiene come risultato un oggetto di tipo synth. Se io memorizzassi su una variabile di comodo l'uscita di questo dato, quindi ora x che cosa sarebbe? X è quel synth probabilmente. Quindi se io faccio x.run false non mi funziona, quindi non riesco a farvelo vedere in questo modo, non mi sta funzionando. Quindi il metodo che avevi in mente di applicare funziona nel caso che vi mostrerò più avanti, però di base quando lo vedremo il synth risponde al metodo run che di default è true, quindi sta girando, ma se voglio interromperlo senza deinstanziarlo devo usare false, oppure per cancellarlo del tutto dall'albero di esecuzione faccio free per liberarlo e dimenticarmene del tutto. Un altro synth interessante è questo white noise. Questo lo conoscete forse tutti probabilmente. È quello che si usa in fase di test per in genere per capire la risposta in frequenza degli altoparlanti. White noise, ma ce ne sono di diversi. Sapete che i rumori hanno i colori, no? Quindi c'è il brown noise, che è un po' più scuro, meno contenuto in alta frequenza. Poi c'è, è bellissimo, il pink noise, che ha un comportamento in timbri che è ancora diverso. Se fate lo splot delle frequenze vedete che a differenza del white noise vedete com'è pendente la curva del pink rispetto al white. Questo significa che nella parte terminale dello spettro, dove ci sono le frequenze più brillanti, il white noise ha molta più energia rispetto a quanto non ne abbia il pink noise, che invece è attenuato in termini di energia. Prima vedevamo il synth e da meter il suono usciva solo da uno speaker. Questo perché di default il singolo Eugen emette un solo stream di numeri che poi vengono interpretati come audio. Quindi per far sì che il suono esca da due speaker utilizzo come parametro non tanto un singolo valore, ad esempio in questo caso la frequenza è 440 Hz, ma io potrei dire che come parametro di usare un array di valori. Quindi un array composto da due frequenze fa sì che nel meter io abbia suono da entrambi gli speaker anziché uno solo. Questo è interessante soprattutto quando voglio fare effetti come il battimento. Il battimento, una distanza tra le frequenze talmente piccola che si crea un fenomeno psicoacustico, ma per capirci possiamo cosa di diverso potrebbe essere questo. Due frequenze differenti. Su due canali diversi. Zucchero sintattico in arrivo, super collider per duplicare. Anziché fare così, fa così. Sicché se io faccio, che ne so, 3, ho un array con due volte il 3, che può essere comodo. Quindi lo stesso valore è sul canale di destra e sul canale di sinistra. Questo vale per tutti gli argomenti, nel senso che se io volessi ad esempio far sì che la sinusoide sul canale di destra abbia un'ampiezza superiore rispetto a quella emessa sulla sinistra, fare qualcosa di simile. Accentuiamo l'effetto, due ampiezze diverse, il suono però proviene da entrambi gli speaker. Mi sono perso all'inizio quando hai spiegato un
Giusto. Di default gli argomenti che abbiamo a disposizione per un metodo sono riportati da questo piccolo menu che ci dice qua. Abbiamo la frequenza, che possiamo impostarla, la fase, che di default è 00, abbiamo mul, che può essere 0,25, 0, che ne so, 25, ed eventualmente l'addizione, se volessimo offsettare il punto di equilibrio, che normalmente è in 0, e tirarlo su, ma io gli lascio 0, facciamo così. Questo suonerebbe come siamo abituati. Esatto, se io però non voglio stare a scrivere tutti gli argomenti con la loro sequenzialità, per come il metodo lo prevede, questo per me è mul, quindi lui esplicitamente lo sa. Ovviamente se io qua poi scrivessi 00 intendendo add, lui mi darebbe errore, perché una volta che specifico, dopo devo dire, esatto, se io facessi così teoricamente funziona, esatto. Quindi una volta che ne nomino uno esplicitamente, poi devo nominare tutti i seguenti. L'ampiezza parte da 0 e poi vai a 9. Fino a 1, sì sì. Posso fare anche valori che non hanno nessun senso? Distorco. Tagliare, esatto, perché l'hardware non riesce a gestirlo. Quindi è bene mantenersi dentro il range da 0 a 1, sì sì. Cioè diventa tipo square wave. Esatto, infatti suona come un'onda quadra. Bene. Ok, ovviamente esiste un altro modo per rendere più come dire, facile la generazione di suoni e eventualmente lanciare uno stesso suono più volte. Lo si fa creando una sorta di template per il synth e richiamandolo in un secondo momento. In questi casi si utilizza quella che è chiamata la classe SynthDef. Quindi io creo una synth definition che invio al server e poi la richiamo tramite un nome che io posso scegliere a piacere. Vedete che come argomenti ho nome, la Eugen Graph Funk e una serie di altri parametri. I primi due sono quelli che ci servono di base. Quindi sto creando una definizione di synth che si chiama Seno. Utilizzerò questo nome per richiamarla successivamente. Poi definirò la Eugen Graph e questa definizione va poi aggiunta a che cosa? Alla libreria di descrizioni che il SCSynth tiene in memoria. Quindi io potrei anche prendere pari pari questa funzione, metterla qua dentro e se tutto va bene io ho una SynthDef. Faccio un passo indietro, no, va bene così. Ora proviamo a vedere cosa succede se io istanzio un sintetizzatore che prende origine da questa definizione. Uso una classe diversa che si chiama Synth e che per nome avrà lo stesso nome della descrizione. Faccio un esperimento e non so cosa mi mostrerà il plot tree. Oh. Plot tree, ok, lo lascio qua in primo piano. E lo istanzio. Ok, nell'albero di esecuzione si è aggiunto un nuovo synth con ID 1136 che si chiama Syn. Infatti se vedete al di là del mio plot tree il numerino in basso a destra ci dice 3, vuol dire che ho il meter d'ingresso, il meter di uscita, deve essere qua da qualche parte, esatto, e poi ho il mio seno, però non sento alcun suono. Ora, deallochiamo il synth, free, synth, il seno se ne va via. Se io lo rilancio non cambia niente, ritorna sull'albero di esecuzione ma non sento suono. Perché? Perché la synth definition, ovvero la descrizione del synth, non è completa. Il server deve sapere, oltre a quali Eugen utilizzare, deve sapere esplicitamente verso quale uscita della mia scheda audio io voglia inviare quel suono. Quindi devo utilizzare un altro tipo di Eugen che si chiama out, che fa parte di quegli Eugen di input ed output,
siccome sono interessato a lavorare col segnale audio, gli invio il metodo AR, che prende come argomenti il bus e un channel array. Il bus è un indice numerico che va da 0 a K, con K il numero di uscite che la mia scheda audio può gestire. Quindi io voglio uscire dal canale sinistro della scheda audio, uso 0. Se voglio uscire dal destro, uso 1. E poi gli dico il channel array. Per me il channel array potrebbe essere, che ne so, questa variabile interna alla scene description, che è una variabile di comodo per memorizzare l'output dello Eugen sino SC. Sicché io qua scriverò SIG. Rivaluterò la scene definition, che sovrascriverà quella già presente perché ha lo stesso nome, e lanciando l'istanza di synth, a questo punto ho l'audio che esce dal bus 0, ovvero, l'avevo chiuso poco fa, dal canale di sinistra. Di tipo simbolo, che deve essere un identificatore ancora più stringente che la stringa. Penso che si possa usare anche una stringa, ma non ne sono sicuro. La scene def ci sta, quindi posso usare anche una stringa. Vediamo se io sì, anche una stringa, non è per forza obbligatorio utilizzare un simbolo. Però siccome noi puntiamo all'SC tweet, diminuiamo il numero di caratteri. Allora, serve a utilizzare i caratteri che lo seguiranno come un simbolo, che è un identificatore ancora più stringente che una stringa. È un identificatore univoco per associare un significato al simbolo, in questo caso la descrizione del synth. Proviamo a vedere cosa succede se io cambio output, quindi sovrascrivo la definizione di seno, lancio, esce dall'altro altoparlante. Posso utilizzare lo zucchero sintattico che ho visto prima, quindi far uscire da 0, quindi utilizzare 0 come bus di uscita iniziale e duplicare seno, il segnale, ridefinire, rilanciare. Ho il segnale su entrambi i meter. Perché a questo punto il segnale si è espanso, è diventato non un elemento singolo ma un array di due elementi che vengono mandati rispettivamente il primo sul bus di sinistra e il secondo sul bus di destra. Ora, nulla mi vieterebbe di moltiplicarlo, cioè di cambiare la definizione duplicando il segnale 8 volte. Avessi una scheda con 8 uscite, con 8 speaker, in questo modo io lo sentirei su tutti gli 8 canali. Ok, ora quello che dicevo prima lo sto mantenendo sul mio albero di esecuzione. Posso fare run false, interrompe l'audio ma non lo dealloca. Posso tornare a farlo suonare con true. Quando sono stanco e voglio liberare la memoria, faccio free. Interessante, ma se volete ci passiamo sopra rapidamente. Provo a chiudere un po' di cose, così faccio un po' di pulizia. Allora, teniamoci fuori il plot tree che ci serve. Guardate il numerino bianco, il numerino verde che c'è qua in basso. Zero synth al momento istanziato su istanziati. Lancio il seno. Questo numero si incrementa di 1. Ok? Il numero U è a fianco di S, dice che abbiamo due, che cosa? Due Eugen. Oh, questo è particolare. Allora, ho due Eugen, mi spiego meglio. Ho un solo synth istanziato nell'albero di esecuzione. Il numero U identifica invece quanti sono gli Eugen che sono in esecuzione sul server. Perché? Se io vi faccio vedere,
Ma ha anche senso se ci pensate, perché ora questa scene description ha lo Eugene che si occupa di emettere il segnale sinusoidale e ha lo Eugene che si occupa di fare l'output. Io potrei anche fare una cosa del genere, sinto SC, sempre un oscillatore sinusoidale, magari questa volta di controllo, che cambia frequenza ogni 6 Hz e magari va con il metodo range tra un minimo, che ne so, di 200 Hz e un massimo di 400 Hz, quindi fa un'ottava. Quindi avrò la frequenza dell'oscillatore che emette audio gestita da un segnale di controllo che si muove nel tempo tra un minimo e un massimo di 200 e 400. Sono 1, 2, 3 Eugen. Cambio la definizione e lancio. Vedete? C'è sempre un solo synth, ma gli Eugen sono aumentati. Ora mi sta dicendo che ce ne sono 4. Perché se io vado a vedere la synth, vediamo se mi ricordo, description library, in particolare mi interessa la synth description library globale e mi interessa navigarla. Io qua ho tutti i synth che ho istanziato finora con le descrizioni. Se vado a vedere sign, all'interno ho lo Eugen sino SC, un secondo Eugen sino SC, che è quello che fa la modulazione in frequenza ogni 6 Hz, ho out, e poi ho un altro Eugen che viene istanziato implicitamente, che serve per fare operazioni matematiche di moltiplicazione e addizione, ed è quello che si occupa del MUL. Ok, è un po' complicato, ma per farvi capire che non è sempre detto che ci sia una diretta corrispondenza tra numero di synth e numero di Eugen. Io potrei avere un synth che è complicato in una maniera indicibile e quindi chiaramente il numero di synth differirà dagli Eugen utilizzati per crearne proprio il grafico. Hai provato con out AR su 0? Questo è fondamentale che ci sia. Se io commentassi, anche a me non uscirebbe alcun suono. L'altra cosa importante è chiaramente che il server deve conoscere qual è la descrizione, quindi occorre valutare questo blocco avendo cura di porre il metodo add alla fine del blocco. È una tonda che mi serve per chiudere questo blocco, che sono i parametri dell'oggetto SynDef. Poi chiaramente ne ho messe altre due perché mi interessava valutarla di colpo. Esatto, un nuovo Eugen, sì. Vediamo un'altra cosa. Prima nelle funzioni abbiamo visto che possiamo utilizzare variabili, ma possiamo utilizzare anche argomenti. Quindi io utilizzerò la sintassi con il pipe e come argomento utilizzo frequency e assegno magari un valore di default. Faccio sì che questo argomento vada a modificare, magari cancello questa complessità, per il momento non ci serve. Utilizzo frequency come argomento dell'oscillatore, quindi di base, quando io modifico la descrizione e lo istanzio, ho una frequenza a 4,40, ma nulla mi vieta, avendone il riferimento, perché su X c'è un riferimento a quel synth, di settare in modo differente, chiamate sempre per simbolo, un argomento, quindi a me interessa cambiarla a 220, ok? Ha senso? Ritorna? Nulla mi vieta di fare la stessa cosa all'atto dell'istanziazione del synth, quindi io posso chiamare per nome e poi passare gli argomenti in modo tale che questi vengano subito sovrascritti, senza usare quelli di default scritti qua sopra. Quindi qua, solita sintassi, frec 660, killo, 220, a questo punto facciamo così, facciamo un altro argomento che per me si chiama amp, lo metto a 1 per il momento, nulla mi vieta di scriverlo qui ad esempio, oppure io preferisco in genere fare per amp.
cambio la descrizione, come parametro dico amp, 0.25. Quindi ho 4 synth istanziati sempre con lo stesso metodo, a cui però ho cambiato gli argomenti. Sono 4 synth indipendenti, ognuno genera una frequenza per proprio conto e stanno girando in parallelo. In basso vedete 4S. La riga 6 sono, sì, non sono variabili, sono argomenti, Super Collider li chiama così. Le variabili sono, se vuoi, degli elementi in cui appoggiare valutazioni intermedie del codice nella funzione. Gli argomenti sono un modo per l'utilizzatore di modificare un comportamento interno al synth. È una connessione, come la In realtà la riga 13 sto cambiando gli argomenti, esatto. Sono due concetti diversi. Se lo usavi internamente la funzione, mentre gli argomenti sono quelli che arrivano da fuori, potenzialmente. Esatto. Cioè, di base, proprio quando se non gli arriva niente, ma è pronto a ascoltare se mi hai detto qualcosa di diverso. Esatto. La variabile sig non si può cambiare, mi sa, Credo di no. A parte che in questo momento... potremmo fare un altro esperimento per la scienza. Frec, amp, teoricamente, commentiamo questa parte. Ok, cosa vuole? Perché receiver need... E lui non sa... Forse devo dargli un argomento di default, 440, 1.0, ok, gli piace. Vediamo cosa succede se faccio così. Allora, chiudo i suoni precedentemente istanziati. Ok, ha senso, ma se io volessi cambiarla, scusami, non ho più modo di accedere a quella grandezza. Perché è nata dentro la funzione come variabile con un valore iniziale, ma io non ho più un modo di controllarla. Ma questo parentesi così? Potrei anche scriverlo in un altro modo. Forse è da preferirsi, è più chiaro. Ecco. A questo punto... Neanche al lato dell'istanziazione, esatto. Perché gli hard come i nodi in before, come le connessioni dei nodi in before. Che se ci attacchi qualcosa prendono il valore di quello che ci attacchi, se non ci attacchi niente prendono il valore di before. Però magari quei nodi al loro interno fanno dei calcoli per cui appoggiano temporaneamente i risultati parziali in qualche variabile interna a cui tu però non hai accesso. Però dentro c'è un algoritmo che gira che ha... Delle variabili che sta usando. Arg sono dei key. L'output, se vuoi, è questo. Io, un synth può avere anche più output. Io potrei avere un output di audio, magari ho un output che va verso un'altra uscita fisica della scheda audio. Potrei avere un output di controllo, che magari è il nome di un argomento che io passo. Sì, in questo caso non c'è neanche bisogno di dare un valore di default. Ci arriviamo. Facciamo una cosa per volta. Anche perché interessante, secondo me, è farvi vedere questo. Io posso prendere un riferimento, cioè memorizzare il riferimento al synth su X, cambiare i valori. 440, 220. Sono interessato a uccidere X, lo libero. Ok?
ho liberato uno dei tre, però se io valuto nuovamente la riga, lui ci dice che il nodo a cui X faceva riferimento, il 1167, non esiste più e non può essere liberato. Il fatto di aver istanziato sint sovrascrivendo X mi ha fatto perdere il riferimento agli altri due, che ora continuano a vivere nel plot tree, ma io non ho modo di andarli a recuperare, a meno di non fare control punto, o magari utilizzare A, che ne so, B, con parametri diversi. A quel punto così torna tutto. Altra cosa interessante, pan2.ar, pan stereofonico, che prende come argomenti l'ingresso, che per me è SIG, e potrebbe essere un argomento pan, pan lo metto sempre qua in cima, pan di default lo posso impostare a 0, a dire che all'atto della creazione del synth, il synth vive al centro dell'immagine stereofonica, quindi esce sia da sinistra che a destra. Ora io dico a.set pan 1 speaker di sinistra meno 1 speaker di destra e tutti i valori intermedi ovviamente. Scusami Gib. Sì. Non sarà più pan 2, ma sarà pan asi. Un panner asimutale che si utilizza in tutte quelle situazioni in cui tu hai. Scusami, ho sbagliato. In cui tu hai molti speaker. Devi definirgli qual è il numero di canali e poi gli puoi dare la posizione. È quello che abbiamo usato a Enel, questo. Ha sempre la stessa interfaccia, quindi tu puoi dire meno 1, 1, però chiaramente avrà un significato diverso nello spazio. È un calcolo diverso, però ti permette di usare sempre lo stesso range di valori, senza preoccuparti troppo di quello che sta succedendo dietro le quinte. Modifica quella esistente, ammesso di avere mantenuto un riferimento all'atto delle istanziazioni. Esatto, esatto, esatto. Ora, tutte le volte che abbiamo generato un suono, è sempre stato un suono che è rimasto lì, perennemente. L'unico modo per interromperlo era liberarlo. Cerchiamo di capire come fare un suono che invece abbia una vita, cioè nasca e muoia nel tempo. Diamo al suono un inviluppo, una curva con cui l'ampiezza può essere modificata. Esiste una classe in SuperCollider che fa proprio questo, che è la classe di tipo env. Per il momento possiamo limitarci a utilizzarla nel suo formato percussivo. Di default prende un tempo di attacco, che può essere di un secondo, e un tempo di rilascio, che può essere 3 secondi. Ok, io vorrei plottare questo grafico. Ecco che SuperCollider è comodissimo perché ti fa vedere che su questi 4 secondi avete una fase di attacco di 1 e corrisponde al vostro parametro e 3 di rilascio. Ora, le curve hanno questo tipo di pendenza perché plot può prendere come parametro anche un andamento di curve. Se io mettessi 0,0 non mi ricordo, le potete fare sinusoidali, esponenziali, con pendenze diverse. Evidentemente 0 in questo caso è andamento lineare, quindi una linea scattosa, diciamo. Più morbida si passa da 0 a 1, da 0 a valori negativi o valori positivi per renderla di volta in volta sempre più pendente. Ho scoperto, mentre preparavo le slide, che c'è anche il metodo test. Ovvero io posso
testarla al volo senza dover per forza istanziare un suono che percorra quella curva. Lui utilizza il synth di default e mi permette di fare un test rapido di quella che è il mio inviluppo. Se modificassi la curva il suono sarebbe diverso. Puoi sfruttarla? Sfruttiamo questa, sì. Quindi, a parte che gli ho dato 10 millisecondi di attacco, quindi è rapidissima. Magari se cambiassi questa cosa e la riportassi ai valori di prima, era 1 e 3. Vedete? È molto più cicciosa, è molto più morbida. Tendenzialmente dai negativi al primo parametro e positivi al secondo. Proviamo a cambiarli. Vediamo cosa succede. In teoria dovrebbero prendere una piega differente. Se io faccio meno 4, meno 4, eccolo qua. Questo è tornato il default. Quindi in attacco il meno 4 ha un determinato significato, quando è rilascio ne ha un altro ancora. Probabilmente, in pratica è un modo per definire come avviene l'accelerazione nel cambiamento di livello del suono. Proviamo magari a renderlo esatto esponenziale, ma io se vado su env, infatti, c'è tutta una serie di... c'è una trattazione completa su quelle che sono le curve, vedete? Curve, step, hold, linear, exponential, sine, wedge, squared, cubed, un numero float che definisce la curvatura. Zero è lineare, l'abbiamo visto, no? Positivo e negativo modificano l'andamento della curva. Comodissimo, secondo me, il metodo test, perché così puoi testarlo al volo e puoi capire di che si tratti. Ok, torniamo indietro. Questa era la nostra scene definition. Nulla ci vieta di creare una seconda variabile che è predisposta per memorizzare l'inviluppo. Quindi env è uguale a envgen.ar, ovvero uno eugen specifico che prende questa descrizione di inviluppo per ottenere in uscita un segnale audio che utilizzeremo come moltiplicatore del seno per scolpirlo in ampiezza. Quindi io vado a prendermi l'inviluppo percussivo che mi piaceva, lo metto dentro a mgen e lancio. Cambio la definizione, non ho fatto errori di sintassi, bene, istanzio. Aumentiamo magari il tempo di rilascio. Ok. Bellissima domanda. Rimangono dentro all'albero. I test morivano perché di default Super Collider wrappa l'inviluppo in un sistema in cui fa questa stessa cosa, però utilizza un altro espediente. Vi faccio vedere. Vedete che mgen prende come argomenti anche una serie di altri argomenti, che è gate, level scale, eventualmente per mettere un moltiplicatore all'intero inviluppo, o un level bias per alzare l'inviluppo di una quantità definita, o time scale, cioè per comprimere o dilatare il tempo. Ma prende anche un ultimo argomento che si chiama donation. Donation è un argomento che dice al server cosa debba essere fatto una volta che l'inviluppo è completato. Zero in particolare, che è l'argomento di default, fa sì che quando l'inviluppo termina il server non fa niente. Ma se io gli dico 2, a patto di liberare prima l'albero di esecuzione, ce lo teniamo qui, always on top, ridefinisco, quindi non è cambiato niente tranne il parametro donation, istanzio, finito, il synth muore. Quindi di base donation è utilissimo per fare sì che ci sia ottenere la massima efficienza dal DSP. È inutile mantenere sul server
synth che continuano ad andare ma buttano fuori sempre zero, perché di base non li sento, e quindi dipende cosa devi fare, perché oltre, allora, se vuoi ottenere delle note singole con questo tipo di sviluppo, Perk con Donation 2 è utilissimo. Esistono anche altri tipi di sviluppo, non so, forse alcuni di voi hanno giocato in passato con sintetizzatori modulari o con sistemi di sintesi in genere, e ci sono degli sviluppi che si chiamano ADSR, no? Che indicano con le quattro lettere gli andamenti dell'inviluppo: attacco, decadimento, sustain, un livello mantenuto, e poi release. Esiste questo metodo anche per env, ovvero se io vado a vedere la classe env, tra tutti i possibili, vediamo se riesco a beccarlo al volo, vedete, ce n'è uno che si chiama ADSR, che prende come argomenti il tempo di attacco, il tempo di decay, il livello di sustain, che non è una misura di tempo ma è una misura di ampiezza, perché chiaramente il server quando nasce sa come attaccare, come decadere, rimanere al sustain, però gli devi anche dire quando è tempo di morire, a quel punto verrà triggerata la fase di rilascio. Dipende cosa devi fare, può essere utile talvolta istanziare un synth che tu fai suonare come se fosse un organo, tieni premuta la nota, ora vuoi smettere di suonare, la rilasci, il synth non muore magari perché lo vuoi utilizzare in un secondo momento, mandi l'argomento gate, quello che abbiamo visto su mgen, era il secondo argomento, lo vedi qui, il gate, il cancello che si apre e che si chiude, che nei vecchi synth era un segnale di voltaggio che rispondeva ad alto quando premevo e a basso quando rilasciavo il tasto, così la DSR sa quando istanziare e mollare. Però di base diciamo che ci possiamo accontentare al momento di questo tipo di andamento. Ora, avrei un sacco di cose di cui vorrei parlare, ma magari vai, vai. Esatto. Bravo, cioè, come hai creato il testo di audio e come fai a lanciarlo. E questo mi porta all'argomento, all'argomento che volevo trattare, che è l'argomento dei pattern, delle sequenze. Ora, uno stream è un oggetto che rappresenta una serie di valori che vengono emessi in sequenza. Uno stream è tale se risponde ai metodi next e ai metodi reset. Vuol dire che io posso chiedere a uno stream quale sia il valore successivo, posso chiedere di emetterlo, o posso pensare di dire allo stream di resettarsi, quindi di ripartire alla successiva chiamata di next a ritornarmi i valori dal primo e andando avanti. Un pattern è una ricetta per ottenere più stream in uscita. Esistono diversi tipi di pattern, uno dei più utilizzati, se volete, è PSEC. Tutti i pattern cominciano con P maiuscola e poi una serie di altre lettere che ne definiscono meglio la funzionalità. Tra l'altro nella browse, nella libreria, c'è questo capitoletto che si chiama Streams, Patterns and Events, che oltre ad avere delle guide interessanti vi fa vedere un po' come utilizzarli e quanti ce ne siano. Pattern, a me serve, non so, un pattern di tipo lista, vedete, tra questi troviamo PSEC. Cosa fa PSEC? Sequentially embed value in a list, quindi apro la parentesi tonda, vuole una lista, faccio, non so, 10, 20, 30, 40, chiudo la parentesi, repeats una sola volta, ok, chiudo, valuto. Ora in P risiede un PSEC. Abbiamo detto che da un PSEC posso ottenere uno stream, perché il pattern è una ricetta per creare più stream, istanziarne magari molteplici. A per me è P as stream, quindi prendo il pattern, ne ricavo uno stream e lo memorizzo in A. Ora abbiamo detto che stream risponde ai messaggi next, quindi io gli posso chiedere
dammi il valore successivo. Valuto 10, valuto ancora 20, valuto ancora 30, ok, voglio ricominciare, reset, ora valuto next, 10, 20, 30 e così via, reset, next, 10, 20, 30, 40, next, nil. Quando il pattern finisce il valore è nullo alla fine, ma io potrei modificare il pattern e dire che anziché fare una sola ripetizione me ne faccia infinite. Quindi io dico rivaluto il pattern, ne ottengo nuovamente uno stream e lo sostituisco da la precedente, non mi serve, faccio next un'infinità di volte e io continuerò a ottenere i valori da quella lista. Ora, PSEC non è l'unico pattern, ce ne sono una marea, per il momento ci possiamo concentrare su questo, ma magari adesso ne vediamo degli altri mano a mano che procediamo. Ora, altra cosa interessante, vado rapido, dentro a un pattern è possibile innestarne un altro, quindi io posso dire che voglio una ripetizione, quindi farà 10, 20, 1, 2, 3, 4, valutiamo, trasformiamolo in stream e vediamo cosa c'è, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 40. La ripetizione infinita è per quello più esterno, quindi lui riparte da capo, ritorna ancora su PSEC, 1, 2, 3, 4 e quindi 40 e così via. Quindi è possibile annidare, è possibile fare operazioni matematiche sui pattern, ottenendo nuovi pattern e quindi nuovi stream, 14, 24, 5, 6, 7, 8, 44 e così via. Nulla mi vieta, ad esempio, di usare un altro PSEC. Non so cosa succeda se gli dico di ripetersi una sola volta, però magari facciamo che fa, che ne so, 100, sono poco fantasioso. Vedete che tra l'altro questo ha 4 elementi e questo ne ha solo 2, quindi mentre uno procede sui 4, l'altro procede sui 2 e va avanti e indietro. Vediamo cosa succede. 110 ha senso, 120 ha senso, 101 è tornato a 100, 202, 103, 204, 40, 140. Ha senso, non ritorna? Ok. Cose del genere, esatto, è uno dei metodi che si possono usare, sì sì. Ora, abbiamo parlato di environment, no? Ci ricordiamo che c'era current environment, ho scritto giusto? Environment, così, adesso è giallo, ok. Sì, dovrei averlo da qualche parte. Ad ogni modo, un environment è un insieme che fa corrispondere delle chiavi a dei valori. In SuperCollider esiste un altro tipo di environment, che è sempre un dizionario, che però fa corrispondere anche qua delle chiavi a dei valori, e quando io valuto l'evento, facendolo rispondere a un metodo diverso, che è il metodo play, l'evento crea un'azione. Un'azione che in genere è associata all'emissione di un suono. Perché vi dico questo? Perché oltre ai pattern di valore, come è PSEC ad esempio, è un pattern list nello specifico, ma è un pattern valore perché restituisce un valore numerico. Esistono pattern che come elementi dalla loro valutazione del metodo next dei propri stream fanno uscire un evento, un'azione in altri termini. Quindi io posso pensare di generare degli stream dove non ho valori in uscita ma azioni. Un evento potrebbe essere una cosa di questo tipo. Vedete che se io valuto class su un insieme di parentesi tonde che non contengano nulla, ottengo come risultato che questo oggetto appartiene alla classe event. Vediamo se mi riesce di... Ok. Se io faccio play su evento, viene triggerata un'azione. In particolare, SuperCollider utilizza l'evento custom
per triggerare un sintetizzatore custom che esiste nel momento in cui attivo l'interprete per la prima volta. In particolare ora gli ho detto che quel synth deve suonare a 4,40 e magari deve avere un'ampiezza di 0,25. Scusatemi, vedete cosa vi dicevo? Non ho messo il punto e quindi ha suonato a 25, ok. Ok, quindi questo è un evento. Qual è il pattern che mi permette di ottenere in uscita degli eventi anziché dei valori? Questo pattern è pbind. Pbind combina diversi pattern valore in un unico stream che butta fuori eventi. Ok? Quindi un pbind è un particolare tipo di pattern che, vediamo se riesco a mostrarvelo, vediamo se avevo in mente qualcosa. Lo facciamo così. Proviamo ad esempio a modificare FREC. In un pbind ci sono sempre delle corrispondenze di chiave e valore, lo possiamo vedere qua, magari in un esempio. Ogni documentazione ha sempre di default alla fine una sezione dove vi fa vedere degli esempi applicativi. Quindi potremmo dire FREC, magari 4,40, virgola, aggiungere degli altri pair, come potrebbe essere, che ne so, l'ampiezza 0,25, e magari memorizzarlo in P. Vediamo se ho scritto tutto correttamente, magari facciamo anche un parametro di durata, a me se interessa che l'azione abbia un'occupazione di tempo, magari 2 secondi. Vedete che nella post Windows mi dice che P è un pbind. Ora as stream a.next nil. In teoria, se non ricordo male, è perché no, devo dargli l'evento di default, aspettatemi, eccolo qua. Default.play, ah certo, psstream.play. Ah, beh, certo, sì, errore di sintassi. Fatemi provare un altro sistema. Se io faccio pbind frec, provo a prendere direttamente l'emanazione del pbind senza passare attraverso. Ok, ora A è una routine, quindi è uno stream, quindi io chiamo next, gli passo un evento vuoto e lo provo a riprodurre. Ok, perfetto. Che cosa sta succedendo? Il che, come vedete, non mi era troppo chiaro neanche a me. Sto prendendo un pattern di eventi, lo sto convertendo in stream e lo memorizzo in A. Sto invocando il metodo next su A, passandogli come argomento un evento vuoto. Questo fa sì che SuperCollider sappia di dover utilizzare un evento prototipo che esiste già di base nella in uno dei codici sorgenti di SuperCollider. All'interno dell'evento prototipo ci sono una serie di variabili che servono a far suonare un sintetizzatore con dei parametri predefiniti, che in particolare, chiamando play su quell'evento, io sto sovrascrivendo. Sto sovrascrivendo la frequenza, sto sovrascrivendo l'ampiezza e sto sovrascrivendo la durata. Ora, durata è superfluo in realtà, perché sono io a dover richiamare next tutte le volte.
qui magari possiamo fare un PSEC, visto che possiamo cominciare a sperimentare. 120, 440, infinito. Vi è chiaro un po' il meccanismo? Se io, come prima, invocavo next per ottenere un valore, in questo caso chiamo next e chiamo play sull'evento per ottenere l'evento, metterlo in play. Altra cosa interessante e diversa, vado un po' veloce perché è più interessante quello che vedremo fra poco, io potrei wrappare tutto questo dentro a un altro tipo di oggetto che mi liberi dall'incombenza di dover cliccare io play tutte le volte sull'evento. Valutare dentro a non tanto lo stream ottenuto dal pbind, ma as event stream player. Ora A è un event stream player e quindi A, se non mi ricordo male, chiaramente mancano dei valori fondamentali come la durata. Io lancio play sull'event stream player e l'event stream player valuta tutto ciò che è dentro il pbind, sovrascrive dove serve gli argomenti con lo stesso nome, mettendoci i miei, e utilizza il valore di durata per schedulare il prossimo evento nel futuro. Durata ora è 2 secondi, ma nulla mi vieta di interrompere, cambiare. E rendere più rapida il susseguirsi di elementi uno dopo l'altro. Vi è chiaro fino qua? Fermatemi se... Che durata può avere un PSEC variare? Assolutamente sì. Ok, può avere anche, possiamo anche pensare di utilizzare un altro pattern di valore, ad esempio pirand ha più o meno la stessa sintassi di psec, è solo che sceglierà randomicamente valori provenienti da una lista. Se vogliamo qualcosa che non sia così ritmico, potrei pensare di utilizzare pwhite. Prima abbiamo visto il white noise, quindi un segnale rumoroso. C'è il pattern pwhite, che gli basta sapere qual è il valore da cui partire e il valore massimo a cui eventualmente arrivare, e lui genererà tutti i valori float intermedi, possibilmente. Quindi verrà fuori un casino enorme, probabilmente. Vediamo cosa succede. Ora, che è molto meno scandito nel tempo, perché chiaramente i valori non sono snappati a una griglia, ma sono generati randomicamente. Potrei essere interessato a capire cosa sta succedendo, quali sono questi valori. Quindi io potrei usare su quel pattern il metodo trace, per tenere traccia appunto di quali sono i valori che il pattern di volta in volta emetterà. Esistono diversi modi con cui si può stabilire la frequenza di un sintetizzatore. Ora qua stiamo esprimendo il valore di frequenza in termini assoluti, ma io potrei essere interessato a ragionare in termini di note MIDI. Quindi se io volessi fare un accordo, potrei dire, so che il Do centrale è il 60, 64 è il Mi,
quindi una terza maggiore sopra, e poi voglio andare alla quinta, quindi 65, 66, 67, ok, una nota MIDI come il 60, per poter essere interpretata in termini di frequenza deve essere convertita in cicli al secondo, no? Quindi MIDI cycles per second. Questo metodo su un intero vi fa capire che 261 punto qualcosa è la frequenza associata alla nota MIDI 60. Quindi dopo che un valore esce da PSEC, io chiamo il metodo MIDI CPS per far sì che abbia senso per FREC e dovrei ottenere un accordo, chiaramente con i tempi dettati da Dur. Ha senso, no? Esatto. E come viene quale funziona, a quale funzione mi sta applicando? Alla funzione default, cioè quella play. Sta sovrascrivendo l'evento di default, quello che è presente nel codice sorgente e che quando tu chiami play sull'event stream player genera un nuovo evento a partire da pbind che sovrascrive quello di prototipo. E questi parametri vengono inviati in particolare ad un synth. Forse sarà più chiaro se facciamo un altro passaggio. Abbiamo creato poco fa il synth che si chiama Sine, che prende come argomenti FREC, AMP e PAN, ok? E che ha un inviluppo percussivo. Tra l'altro siamo stati bravi perché abbiamo del codice efficiente, perché ogni synth viene deinstanziato quando termina la riproduzione, ok? Potrei dire al pbind che io come instrument sono interessato a suonare sine e non lo strumento di default. Magari mi al momento metto qualche commento e mi piace andare un po' più ritmico, quindi facciamo così. Questo, cioè, ti avevi ancora compilato sine? Dovrei averlo ancora compilato da qualche parte, ma facciamo che lo rivalutiamo per sicurezza. Quindi la definizione ora è sul server. È come se quegli eventi che generano dallo stream del pbind, su di loro venga chiamato l'evento, il metodo play. Il metodo play crea un'istanza di un synth al quale passa come argomenti quelli forniti da queste chiavi. Quindi è un po' come noi facevamo poco fa, creando questa cosa e passando degli argomenti a ciascuna istanza, viene fatto in automatico dalla messa in play dell'event stream player. Ora è più chiaro, forse perché stiamo anche esplicitando uno strumento, come prima stavamo istanziandolo per nome col metodo synth. Fai conto che prima questa cosa era sottintesa. Perché il synth di default è all'interno della synth description library global.browse. È presente, vedete, nelle synth def che l'interprete lancia in automatico quando viene avviato. È come se questa SynDef ci pensasse lui a definirla. E mi sa che, adesso non riesco ad andare a verla a vedere, però quando uno va nella documentazione, l'altra cosa interessante è andarci a vedere i codici sorgente. Tipo, se tu vai in su pattern, hai che pattern è una sottoclasse di abstract function, e qua ci sono tutti i possibili metodi in come vengono implementati, e in certi casi vi dice, almeno qua non è molto chiaro, vi confesso che non sono ancora riuscito a interpretare appieno come funzioni una classe in SuperCollider, anche perché ci sono degli operatori strani, che, tipo questo, che non ho idea di cosa significhi, questa casetta qua, che cosa, magari significa return o qualcosa di simile, perché c'è un
minore maggiore, in alcuni casi c'è solo un minore, in altri solo un maggiore, boh, è tutta una sintassi che va studiata, ma che c'è dentro alla reference. E se tu voi andate a vedere, forse c'è qualcosa che ha a che fare con default, no? Però di base, forse even default, vedete, parlavamo prima dell'evento di default, qua viene utilizzato, e probabilmente questo è un metodo che va sovrascrivendo le cose che ci sono lì dentro. Come ci sarà da qualche altra parte, forse nel file di definizione dei synth, nell'implementazione della classe synth, ci sarà il synth default, come è scritto e quali sono i suoi argomenti. Bene, bene. Ora, se vogliamo, anche qua siamo arrivati, abbiamo parlato di synth, siamo passati all'istanziazione manuale dei synth, abbiamo definito una descrizione di synth dai quali ottenere istanze multiple, istanziandoli sempre manualmente, e ora abbiamo visto come istanziarli in automatico, utilizzando un pattern. Fatto sta che potrebbe essere comodo avere un modo per cambiare al volo la descrizione del modo in cui un synth suona, perché in questo caso tutte le volte che volessimo cambiare qualche parametro dovremmo interrompere l'event stream player, cambiare qualche valore, rivalutare e rilanciare tutte le volte. Tra l'altro mi sta suonando così perché, ah sì, perché vedete, sto usando delle note MIDI come frequenze assolute senza usare MIDI GPS. Ok, adesso in teoria dovrebbe avere più senso. Voglio ritornare a seno, ovviamente. Abbasso il volume. What? Vedete, ne abbiamo sempre 8, però gli ID cambiano, vuol dire che i più vecchi muoiono, ma evidentemente il tempo di decay è tale che rimangono in vita per un certo quantitativo di tempo. Proviamo a elaborare questo esempio, quindi io torno indietro e magari mi permetto di ridefinire al volo la definizione di synth, quindi io per l'attacco e il rilascio potrei voler usare dei... Ogni nota è un singolo synth istanziato, quindi se tu stai suonando, adesso sto suonando una serie di note consecutive, però ogni nota dura 3 secondi, vuol dire che nel server vivranno tanti synth quanto è la sovrapposizione degli inviluppi, però sono sempre synth diversi gli uni dagli altri. Se io utilizzo Donation 2 semplicemente gli sto dicendo di morire, ma se usassi Donation 0 e utilizzassi il pattern, questo elenco si popolerebbe all'infinito. Nessun synth in realtà è conscio, non, diciamo che ogni synth non conosce gli eventi a venire e non dipende da lui generare nuovi synth, è il pattern che ci pensa. La fase di inviluppo. Nel caso dell'inviluppo percussivo, Donation ha luogo nel momento in cui l'inviluppo è arrivato al minimo. Esistono anche degli altri Eugen, come ad esempio Detect. Supponete questa cosa: voi avete un riverbero che mettete nel grafico delle Eugen. Io potrei dire, che ne so, SIG uguale, aspetta, faccio una cosa alla volta. Prima ATK per me era valore, avevamo detto 001, 10 millisecondi. Per me release era 1. Ok, proviamo a cominciare così, vediamo cosa succede. Ridefinisco, spero di non aver commesso errori. Ok, non cambia niente perché gli argomenti di default, gli argomenti hanno mantenuto i valori di default. A questo punto mi si rendono disponibili dei nuovi argomenti, perché erano argomenti nella definizione, quindi io posso fare che l'attacco diventa più lento,
devo sempre interrompere, ricordatevelo che è una rottura. Attacco più lento, più morbido. Come posso modificare il rilascio? Quindi ottenere magari l'effetto inverso, quindi fare un rilascio istantaneo. What? Grazie. Quando finisce, chiude subito. Faccio un passo indietro. Se io volessi usare un riverbero all'interno del synth, potrei utilizzare l'implementazione Freeverb, sempre di tipo audio. Il segnale in ingresso è il segnale, il mix lo bagniamo al 60%, la stanza la mettiamo a 9 e facciamo così. Teoricamente, anzi faccio così, più sì, dovrebbe starci. Ok, istanziazione manuale. Non so se lo sentite, proviamo a aumentare leggermente il mix, anzi facciamo più uno. Commento la riga, rilancio, magari lo rendo un po' più veloce e magari faccio che, allora, così. Torniamo sul riverbero e magari facciamo così, sfruttiamo il suo argomento mul, lo moltiplichiamo per 2, è leggermente bagnato, però quando la coda dell'inviluppo finisce mi si chiude anche quella che invece mi piacerebbe sentire per più tempo, ovvero un decadimento naturale della stanza. Quindi a questo punto, se io volessi comunque continuare a deinstanziare i synth sul plot tree, dovrei evitare di usare 2 nell'inviluppo, ma usare in coda tutto questo Eugen, che in campo audio prende il segnale in ingresso per come è stato processato finora, quindi con il riverbero integrato, e fissa una soglia di ampiezza, quindi quando il segnale scende al di sotto del valore che io imposto essere 0001, come done action, deinstanzialo. Secondo me lo sentiamo adesso, senti, se io istanzio un synth, senti la coda com'è lunga, perché il riverbero, esatto, se adesso rivaluto come era prima, sento sempre un po' di stanza, però l'inviluppo del segnale è molto più corto di quanto sarebbe la risonanza di questa stanza, quindi siccome ho done action sull'inviluppo, una volta che finisce quello tutto il processing audio cade e il riverbero non esce più perché il synth è morto. Una domanda completamente off topic, però qui rispondo molto brevemente, se no. Nel caso della data sonification, quindi mettiamo, abbiamo un Arduino, abbiamo un segnale che vogliamo analizzare o fare un bug o qualche cosa del genere, come facciamo a collegare non so, monitor seriale o cose del genere? C'è la classe serial, serial port, che avevo usato per la time. Fai una routine, crei la seriale, fai una routine che gira in loop e prendi i dati byte grezzi o interpreta le stringhe e poi fai il parsing e poi magari istanzi un synth ogni volta che hai un valore. Esattamente, esattamente. Esatto, esatto. Questo è molto comodo, questo che vediamo con il riverbero, perché ti permette di non dover dipendere per forza dal termine di un inviluppo, ma di analizzare l'audio
e la sua ampiezza, ed è ancora lì, e muore quando il suono è sceso al di sotto di una determinata ampiezza. Ora, chiaramente questo non è il modo più efficiente per fare un riverbero, cioè se io dovessi mettere un riverbero su ogni synth che istanzio, anche perché a livello logico non ha molto senso. In genere quando fai un mix hai più strumenti, quando li vuoi miscelare assieme vuoi dare anche l'illusione che siano in realtà strumentisti che suonano in un medesimo ambiente, quindi di fatto usi un solo riverbero e bagni ogni strumento un po' con diversi mix. Quindi avrebbe più senso, ma non penso che avremo tempo di vederlo, togliere via queste due righe e magari lasciare l'inviluppo prima, creare un altro synth che in ingresso prenda un bass audio, lo processi attraverso un riverbero e come uscita abbia le stesse uscite fisiche i due altoparlanti. Poi creo un bass audio, che so essere un bass di interscambio di segnale audio tra il synth istanziato che fa blip e il riverbero, e mando ognuno di questi synth dentro il riverbero e lui rimane sempre istanziato, sempre in vita, non viene deallocato, quando invece le sorgenti sonore lo sono, però lui processa ciò che esiste sul bus. Possono esserci più contributi diversi, magari di synth differenti. Quando hai questi contenitori, quali vedi anche nel plot tree? Vedi che sono contenuti all'interno di un altro processo? In realtà no, può essere comodo però crearsi dei gruppi, per cui sai che un gruppo dei riverberi si trova sempre nell'albero di esecuzione come ultimo stadio di processing, perché ogni nuovo synth che io creo viene messo in cima alla catena di valutazione, quasi in maniera controintuitiva, no? Quindi se io istanzio un synth che voglio che sia riverberato e poi istanzio il riverbero, non sentirò riverbero. Devo prima creare il riverbero e poi istanziare la sorgente sonora. Magari detto così è un po' complicato. Non riusciamo a vederlo, ma quando andrete a studiare i bass, tra gli esempi ci sono cose di questo tipo che possono essere utili. Mi interessava fare un altro passaggio, se volete, che è interessante secondo me, che è il passaggio sul pbindf. Pbindf, ciao amici. Intendi questa parte qui, quella che facevamo qua? Sì. O la precedente, quella che avevo qui? No, su pbind avevi detto che potrebbe essere comodo poter cambiare la distribuzione. Esatto. Prosegue il discorso da qui, perché per cambiare anche solo un parametro di quanto è descritto dentro pbind, io devo sempre ricordarmi di interrompere, posso anche cambiarlo. Però cosa succede? Che perderei il riferimento agli stream, li sovrascriverei, sarei obbligato a premere CTRL punto per terminare il suono e quindi in un'ottica anche di farlo dal vivo è una rottura di scatole, con tutto che interrompo l'audio, c'è silenzio e rivaluto il tempo fisico di fare le cose, eccetera. Tutto questo chiaramente può essere schedulato in una funzione, no? Una routine che me lo fa in automatico, mette dei tempi ed è un programma che magari rimane in esecuzione per giorni su un computer e ci pensa lui, ma volendolo fare noi, soprattutto in fase di testing, può essere interessante sostituire pbind con pbindf. Pbindf è interessante perché anche qua va a popolare un dizionario che fa corrispondere alle chiavi dei generatori di pattern di valore. Quindi io ho un pbind, posso chiamarlo leak1 e continuare come farei con un pbind normale. Quindi il mio instrument è il seno di prima, la mia frequenza era una sequenza che io prendevo da diverse note MIDI, 64 e 67, infinito, magari convertendola in MIDI GPS, usavo ampiezza, giusto,
stavo scrivendo che amp era 0,25 e poi stavo dicendo che durata era 0,125. Ma possiamo cambiarlo. Ora, se io valuto questo blocco di codice, ho inserito in questo dizionario un nuovo pbindef. Per richiamarlo e farlo suonare, devo riferirmi sempre alla classe pbindef, richiamare la chiave lic1 e fare play su quella chiave, che tra l'altro è rimasta la definizione con il riverbero all'interno. Quindi io, facendo forza sul fatto che ogni nuova nota corrisponde all'istanziazione di un synth su base della descrizione, io questo lo posso sempre fare, posso cambiare al volo la descrizione, da quel momento in avanti tutti i nuovi synth avranno una descrizione diversa. Non c'è più il riverbero perché gliel'ho tolto. Questo di default, non ho toccato niente su pbindef, ma se adesso io facessi così, al volo, solito problema. Quindi il codice sorgente della performance viene sovrascritto in tempo reale, quindi non è necessario che io interrompa l'esecuzione del suono, ma posso valutarlo tutte le volte che voglio. Ora ci sono diversissimi modi, aspettate che faccio un po' di pulizia. Tra l'altro una cosa interessante per avere un colpo d'occhio è chiamare questo metodo pbindef.gui, che vi fa vedere una GUI di tutti i pbindef che avete istanziato fino a quel momento. Tra l'altro potreste anche fare che lo interrompete da qui o lo rilanciate da qui. Torno un attimo sulle dispense, perché volevo farvi vedere questo. Questo è il pitch model, cioè il modello con cui Super Collider calcola a quale frequenza debba suonare lo strumento che sta istanziando. Frequency è l'ultimo step del calcolo del pitch. Adesso non so perché si sia interrotto. Per che motivo? Too many notes. Ecco, eccolo qua, perché se adesso io facessi s.plot3, guardate quante ce ne sono, 1022 sul server. Il massimo di synth simultaneamente presenti sul server di default è 1024. Può essere cambiato, ma evidentemente io ho raggiunto questo limite. Sicché, cosa molto intelligente, è tornare indietro, riutilizzare Donation 2, che prima non c'era. Chiaramente liberare se possibile la memoria, rimetterla a zero, vediamo se basta ridefinire e fare play. Con control punto, ho liberato l'albero di esecuzione, esatto, infatti adesso teoricamente, ok, molti meno. Vi dicevo che frequenza è l'ultimo step del calcolo, però frequenza può essere ottenuta a partire da una nota MIDI. Nulla mi vieta infatti di stabilire direttamente MIDI note invece di frequency. Vediamo. MIDI note. Se io faccio
se io faccio invece così, alt tab 5 degree 0, ok, c'è qualcosa che non mi torna. Sign. Ci mi faccio prendere, allora aspetta, ridefinisco il synth, quindi ho la mia frequenza che entra qua dentro moltiplicata per un'ampiezza e un determinato inviluppo, quindi un pan, perfetto, che tra l'altro, ok, pan è il mio argomento, li pulisco la plot window, torno qua dove ho definito il pbindf che ha come per nome leak 1 instrument sign, che è lo stesso che ho definito là, esatto. Ampiezza durata, ok, click on play, se io faccio frec, dicevamo, ok, mi stai rispondendo, c'era un altro modo con cui io potevo, che è molto strano, di base quello che volevo mostrarvi ma non mi sta riuscendo è che io posso ottenere indirettamente il valore di frequenza, adesso cercherò di capire perché non mi torna, forse hai ragione, ma dovrebbe essere di default, vediamo, scale.minor, facciamo così, dovrebbe essere abbastanza diretto, forse octave dovrebbe spararmi, in pratica utilizzando il modello che è qui rappresentato io potrei ragionare in termini che sono molto meno a basso livello che non esplicitare la frequenza per forza precisa in ogni suo valore anche decimali dopo la virgola, potrei piuttosto ragionare in termini di grado di una scala, magari applicando delle trasposizioni o armonico, delle tune e così via, potrei stabilire una midi note per salire sempre di astrazione e così via. Di base questa cosa può essere fatta utilizzando qua al posto di frec l'argomento scale e magari dicendogli che dalla classe scale utilizzare la minore piuttosto che la maggiore e così via. L'ottava è il grado della scala. Ciao Mary. Prego ancora. Sai che ho paura che potrebbe essere, sai cos'è? Potrebbe essere che questa definizione, facciamo così, quando in questi casi, una bella pulizia e poi una ridefinizione di seno che mi torna tutto, perché frec va in frec e non è un valore stabile, fisso, ma viene modificato, attacco rilascio, le curve, ok, pbindf leak 1. Instrument sign ed è lui, ok, scale major octave 0, il server chiaramente è giù in questo momento quindi devo buttarlo, devo probabilmente rivalutare il synth perché ora la descrizione non è andata a finire sul server visto che non era acceso, ok, attenzione, non so quale potesse essere il motivo del malfunzionamento visto che l'avevo ridefinita e l'aveva provo a vedere cosa succede se io do un'ottava randomica e magari, anzi facciamo così, mi mantengo sull'ottava 5 e faccio una sequenza di gradi della scala. La scala è una scala minore e passo dal primo grado, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ok, facciamo così, anche lui si ripete, quindi dovrei ottenere una scala. Magari la diminuiamo come tempo. Questa sintassi è un po' lunga, io potevo fare anche così. Come risultato
otterrei lo stesso tipo di array che ho visto prima. Può essere interessante usare comunque la stessa cosa, e magari come degree, se io faccio trace, ho un valore unico. Mi interessa fare un accordo a volte, quindi faccio, che ne so, 2, 4 per fare una triade minore in corrispondenza della tonica della scala. Ok? Potrei anche fare, questa è una scoperta recente, c'è un parametro evidentemente che si chiama strum, che ti permette di simulare, di dare un leggero ritardo sia in un senso che nell'altro alle note qualora queste fossero riprodotte simultaneamente come indicato da questo array. Quindi io potrei, esattamente, quindi io potrei dire pwhite, siccome può andare sia in un senso, può essere una pennata sia all'insù che all'ingiù, io potrei dirgli fammelo in negativo o farlo in positivo, e teoricamente provo a aumentare questo valore per renderlo più, esageriamo, nulla mi vieta di continuare a lavorare sui parametri di prima, no? Quindi avevamo un attacco e avevamo un rilascio. Questo è proprio innaturale, proprio un reverse brutto. Non so cosa succederà, ma proviamo a fare così. Modo per umanizzare ulteriormente l'esecuzione di questa cosa è di aggiungere un po' di lag, per cui ogni nuovo scheduling verrà leggermente posticipato rispetto al tempo musicale della battuta. Avere come accortezza però quello di non mettere lag negativi, perché fa errore, blocca tutto, fa esplodere la cosa. Quindi sicuramente potrei essere deciso a snapparmi in griglia con molta precisione, ma potrei anche voler spostare questo accento un po' più avanti. Forse così è troppo. È un po' inciaspicante, giusto? Al solito potrei anche lavorare su un comportamento diverso, quindi scegliere l'ottava randomicamente, quindi tra un insieme di 4, 5, 6. Ah, non me l'ha valutato perché non avevo l'argomento. Evitiamo di fare l'accordo, rendiamolo un po' più leggero. Ok, e facciamo, va bene così, and aumentiamo il tempo, diminuiamo. Ho ridotto il tempo di rilascio, rendo gli eventi molto più ravvicinati gli uni agli altri perché diminuisco l'intervallo che c'è tra gli uni e gli altri. Sto scegliendo un'ottava randomica tra il 4, il 5 e il 6, e sto scegliendo, anche qua mi piacerebbe fare randomicamente, un valore di grado compreso tra l'1 e il, sbagliato, 7. Ok, a questo punto mi interessa fare pGauss. pGauss crea una distribuzione gaussiana attorno a una media con una varianza che voi potete impostare. Come lo sto usando per l'ampiezza, quindi mi aggiro attorno all'ampiezza 0,3 con una varianza di 0,1, io voglio che il tempo di rilascio sia
non lo so, 0,5. Vediamo cosa succede. 0,1. Inizia già a dare qualche... Provo a aumentare. Più o meno sì. Sì, sì, sì. Esatto. C'erano lì, c'erano dei bus di controllo per il segnale del riverbero, i gabbiani, il mare, le cose. Un altro generatore casuale molto interessante è quello che dà un peso ad ogni valore. Quindi se io voglio che la generazione di suono abbia con maggior frequenza, capiti con maggiore frequenza sull'ottava numero 4, quindi voglio dei suoni più bassi rispetto a quelli più alti, posso aggiungere un'ulteriore lista e dare dei pesi. Posso dire voglio che tu stia per il 70% nell'ottava 4, per il 20% nell'ottava 5 e per l'1% nell'ottava 6. Penso che lui accetti anche... Adesso spacco tutto. Non ho spaccato niente. Evidentemente può accettare liste con dimensioni diverse. Tutto sta nel capire cosa fa internamente quando gli capiti di scegliere 8 tra le cose. Però una cosa comoda, tra l'altro, è che io potrei non avere lo sbatti di stare lì a calcolarmi le percentuali nella loro somma. Quindi potrei dire stai 5, stai 2, stai 1 e poi chiamare normalize sum. Lui mi genera un nuovo array con le somme, già con i valori già calcolati perché diano somma unitaria. E a quel punto ci penserebbe lui. Potrei usare, se non mi ricordo male, un elemento che si chiama stretch per prendere la durata temporale per come ora, quindi 0,125, cioè 0,125 di secondo, e raddoppiarla. Dovrebbe funzionare così. Quindi dilata tutto oppure accorcia tutto. Mi sa che però funziona con gli strumenti che hanno la DSR, quindi non è il nostro caso. Varianza. Possiamo fare lo stesso anche per l'attacco. Cambiato scala. C'è qualcosa che non mi torna, ma penso che sia dovuto al fatto che la varianza è troppo alta nel rilascio. Potrei anche essere interessato a innestare pattern dentro pattern, quindi ad esempio il mio grado della scala ora è selezionato solo... Ciao Antonio, grazie a questo pirand, ma io potrei usare un altro pirand che prende una lista, magari di... molteplici pattern, al momento lo sto riportando al caso iniziale, magari anziché un valore randomico tra gli 8 gradi della scala, magari voglio che lui ripeta 8 volte il primo grado della scala e magari anziché utilizzare inf, se no rimarrei bloccato qua dentro all'infinito, faccio che la selezione random avviene 4 volte. Poi magari accompagniamo con un accordo. Prima abbiamo visto l'accordo maggiore. C'è ancora qualcosa che non va nel...
penso che sia dovuto all'ampiezza, è dovuto forse più ai tempi di attacco e di rilascio. Sentite che ogni tanto c'è un piccolo dente, deve essere qualcosa che ha a che fare con come è distribuito questo rumore. Accordi a caso, PN, facciamo magari la ripetizione della terza, lo facciamo per 5 volte, anzi facciamo che mettiamo in sequenza la ripetizione della terza per 5 volte con la ripetizione della quinta per una volta. PN mi permette di ripetere un valore in un numero dato di ripetizioni, quindi la quinta è 4, c'è questa cosa che siccome l'indice comincia per 0, la terza devi scrivere 2, la quinta devi scrivere 4. A me fa sempre fatto strippare questa cosa. Attenzione, avete visto cosa sta succedendo? Sono bloccato dentro all'ultimo perché ho scritto inf e ho sbagliato. Io devo scrivere magari 8, che ne so, così almeno può uscire e selezionare altri casi tra quelli disponibili. Inizia da capo, sì. Inizia da capo. C'è un modo per evitare di farlo ricominciare da capo, che è utilizzare il metodo set e dire che magari ampiezza, non so, abbia un valore 0.7. Ora magari l'ampiezza era l'unica che... No, l'ampiezza ha una sequenza. Però a questo punto il volume aumenterà. Però 7 ha sovrascritto... la sequenza non si è interrotta, ora chiaramente avrebbe più senso provarla con una sequenza di note che sappiamo riconoscere quando riparte, no? Esatto. E poi sovrascrivere più argomenti. Anzi, scusami, errore mio. Set funziona per la definizione di synth. Ha senso fare così. Scusami, errore mio. 0.7. Ha perso Pigaus, 001 sta sovrascrivendo Pigaus. Se io rivaluto questo, ritorna la sequenza Pigaus. Altra cosa, forse non è il caso di parlarvi di quantizzazione, perché dovrei aprire un discorso sui clock e su, come dire, la quantizzazione in tempo metrico, perché un pattern può essere lanciato sul primo quarto di una battuta, sul terzo, può essere lanciato immediatamente appena lo valutate, ma tutto poi sta nel sincronizzare questa esecuzione con quella di altri strumenti. Se magari quelli sono in griglia e volete che il tempo venga mantenuto anche in un lancio di un vostro elemento, occorre ragionare in questi termini anche. Esatto. Ora mi sono perso un po' via forse su una serie di elementi, volevo farvi vedere una marea di altre cose, volevo parlarvi dei bus audio, dei bus di controllo, di come si carica un audio file per metterlo in riproduzione con Playbuf, per non parlare poi del concetto di tutto quello che è il movimento del live coding, no? Perché finora, ora siamo arrivati al punto in cui con un click e con una valutazione al volo di un pbindf potete cambiare estemporaneamente dei parametri di alcuni synth e modificare al volo l'esecuzione di uno strumento. Nulla vi vieta di creare molteplici synth def e utilizzare un pbind per ciascuna di esse e fare suonare più synth di tipo diverso, con suoni e timbri differenti, con pattern diversi, cambiati al volo in tempo reale, per creare una composizione estemporanea, che è quello che si fa normalmente nella pratica del live coding. Ovvero in tutte quelle performance in cui la persona, anziché utilizzare Ableton per dire o Rane, Serato, eccetera, usa un programma come questo
e coda dal vivo con Tidal Cycle, Super Collider, FoxDoc piuttosto che SonicPy, e la performance audio che viene ascoltata è di fatto la valutazione del codice che lui sta facendo in real time. Anzi, in genere, visto che come obiettivo politico, se volete, c'è l'abbattimento delle barriere che possono essere barriere tra chi l'opera la performa e chi l'opera la fruisce, ma barriere anche intese in senso in termini di software proprietario, quindi barriere che ci sono tra chi scrive gli algoritmi e chi poi li usa per fare l'opera d'arte. In un caso come questo sei tu che scrivi, non dipendi da un compressore scritto da Ableton, non dipendi da come quelli hanno pensato di generare il sequencer, stai scrivendolo tu, no? E per enfatizzare ulteriormente questo tipo di messaggio, la schermata che loro usano viene proiettata come visual o in sovrapposizione alle visual, quindi perché ciò che è importante non è il risultato, o in misura minore sicuramente, ciò che è importante è il processo creativo, l'algoritmo in sé, no? Quindi è ciò che stai facendo l'intrattenimento, non il suono che emetti, quello è secondario, tant'è che, ed è bellissimo perché ve lo metterò nelle reference, l'errore è contemplato come parte integrante della performance, quindi se ti succede un problema, come di fatto con ogni software uno può commettere un errore di valutazione, e quindi il codice cresce, la macchina può smettere di suonare improvvisamente, c'è una bellissima performance di Alex McLean, se volete possiamo chiudere anche con quella, dove lui parte con il set, viene registrato il pubblico, le casse, le luci, tutto il resto. Adesso ve lo trovo, aspetta. E a un certo punto... lui sta usando Tidal Cycles. Mando un po' avanti così vi faccio vedere anche un po' di codice. Non so dove sia quel punto lì, ma tra poco ci arriverà in automatico. Lui è l'ideatore di Tidal Cycles, è la persona che ha scritto Tidal Cycles. Queste visualizzazioni sono del programma, questi meter qua che si sono di Tidal Cycles. Vedete, è un linguaggio completamente diverso, cioè sono modi di... Gamba.
se riesco a trovarvi. Che magari è tanto avanti. E lui continua la performance, era veramente tanto avanti. Suonando. C'è il set che è arrivato a un livello. Lanci una riga sbagliata, crash del sistema, computer spento, audio bloccato. Lui si mette a ridere, come a dire, vabbè dai, fa parte del gioco, no? Ok, riavvio il computer, riavvio... E la performance riparte da capo. Quindi il processo più che il risultato, non importa quello che ne esce fuori. L'errore, anzi, talvolta è parte del divertimento. Con questo è più o meno tutto, per cui sarà mia premura lasciarvi tra l'altro i riferimenti magari in coda all'evento di Facebook, vi allego un PDF o vi rimando un link, adesso capiamo un po' come organizzarci. Mandare per mail. Per mail, esatto, che esporti il PDF e tutto il resto. Grazie di essere stati qua presenti, attenti così a lungo. E buona sperimentazione, fatemi sapere come va. Ci vediamo alla prossima.